Bene, bentrovati a tutti. Cominciano le trasmissioni in diretta di Tivù Radicale, sperando che tutto vada bene. Devo innanzitutto chiedervi scusa per gli occhiali da sole che vedete. Ebbene, una bruttissima congiuntivite mi costringe a proteggere i miei occhi quando sto davanti ad un monitor, e anche per risparmiarvi uno spettacolo abbastanza triste, qual è quello dei miei occhi. Bene, ci ho detto bando alle ciance. Oggi Tivù Radicale continua la propria sperimentazione, la sperimentazione è tecnica e anche di nuovi format. Oggi in particolare la nostra programmazione si apre con qualche minuto di ritardo dovuto a ritardi che purtroppo si sono accumulati e si apre con la sperimentazione di un nuovo format che abbiamo voluto chiamare Radical Bar. Come avete visto, come potete vedere, diciamo dalla scritta che abbiamo messo in sovrimpressione, e cioè ping pong di opinioni in libertà. Cosa faremo sostanzialmente? Altro non faremo che alternare molto velocemente un collegamento all'altro. 5 minuti a testa per tre diversi opinionisti, chiamiamoli così, di Tivù Radicale, perché poi di questo si tratta. Non sono persone che sono strettamente competenti degli argomenti che tratteremo, ma sono dei compagni militanti radicali che diranno la loro, esprimeranno la loro opinione. Saranno in tutto e per tutto degli opinionisti. Ad un primo giro di 5 minuti a testa corrisponderà poi un ultimo 10 minuti, quarto d'ora per argomento, e gli argomenti che tratteremo da qui fino alle 14 sono ben 4, dopo vi dirò quali sono, e a questa prima fase in cui ognuno parlerà per liberamente in audio e video per 5 minuti, seguirà una fase di 10 minuti e un quarto d'ora che abbiamo chiamato Agorà, nella quale invece tutti quanti avremo la possibilità di parlare contemporaneamente. Allora, vediamo quali saranno gli argomenti che tratteremo. Noi innanzitutto partiremo, il primo argomento sarà proprio la Web TV Radicale. Ci sarà un giro di opinioni e un confronto tra tre persone. Chi sono i nostri tre ospiti di questo primo Radical Bar? Allora, innanzitutto, ecco, li cito in ordine di intervento. Il primo ad intervenire sarà Gianni Colacione, che ormai molti di voi già conoscono, oltre che per essere un forumista storico, chiamiamolo così, anche iscritto e militante radicale, e soprattutto per essere una delle facce più note di Tivù Radicale, poiché oltre che far parte della redazione, mini redazione che abbiamo messo su, è anche autore di alcune rubriche che già abbiamo lanciato e di altre che lanceremo. Secondo in ordine di collegamento sarà Giovanni Bastianelli, che fa parte del direttivo dell'associazione radicale Certi Diritti e è anche webmaster del sito certidiritti.it, oltre che del sito sergiolovasio.it. Terzo in ordine di collegamento sarà Giuseppe Simone, che è il segretario organizzativo del Bruno Leoni Club di Bari. Bene. Tutto quello che sarà fatto sarà un divenire continuo, un happening continuo, quindi può darsi che quello che in questo momento vi ho detto, nel fare quella che poi sarà concretamente la trasmissione, subirà degli stravolgimenti, dei cambiamenti, proprio perché di sperimentazione si tratta. Ci ho detto, bando alle ciance, e partiamo con l'illustrare i quattro argomenti. Il primo argomento l'ho già accennato, è quello della Web TV Radicale. Poi parleremo di urbanistica, viabilità, trasporti a Roma, nella capitale. Poi parleremo di salvaguardia ambientale e infine parleremo di immigrazione. Ma bando alle ciance, passiamo subito al primo collegamento con il primo argomento che buttiamo giù, diciamo, lanciamo in questo confronto a tre, che è proprio quello della Web TV. Chiamiamo Gianni Colacione e vediamo se è pronto a dirci la sua su quella che è la Web TV Radicale, quello che è stato fino ad ora, che è stata fino ad ora. Intanto proviamo Gianni di inviarci anche il video, che è già in collegamento con noi, e quello che potrebbe diventare TV Radicale. Ciao Gianni, mi senti? Come stai? Ecco, Bene, ciao. Mi sentite voi? ti sentiamo perfettamente, mettiamo anche in video Gianni Colacione. Allora Gianni, oggi parte questo nuovo format, tu sei il primo che lo inaugura, cosa ci vuoi dire? Da questo momento partono i 5 minuti, hai 5 minuti di tempo per dirci
cosa pensi della web TV radicale? Io non ti interromperò se non con le domande della chat. Ma, penso che è un progetto che, come appunto erano le nostre intenzioni, poi dopo bisogna vedere nelle realizzazioni come riusciremo poi a concretizzare questi nostri progetti, dovrebbe avere come target, diciamo, come destinatari ovviamente più ampio numero possibile di persone, ma soprattutto un po' quella che è considerata secondo me la base, anche cioè la base radicale, cioè tutti coloro che sono a volte un po' esclusi dalla possibilità di riversare dei pensieri in qualche contenitore, insomma, che possa veicolarli verso, possibilmente anche verso una dirigenza, insomma, verso, che poi al fine di dare dei suggerimenti, ecco, una cosa che credo che nel mondo radicale questo contatto con la base un pochino da tempo si sia perso, forse la nuova direzione di Radio Radicale forse tenta di recuperarlo, adesso non so come sarà poi con l'entrata a regime, con le trasmissioni quando ricominceranno le attività della Camera e del Senato, quindi gli spazi che verranno dati ai figli diretti, ok, ma comunque sia noi col video via internet, che è uno spazio libero aperto a tutti, cerchiamo di raggiungere appunto quanto più persone possibili su tematiche che riguardano un po' l'immaginario radicale ampiamente considerato, con i nostri, diciamo, punti di vista sempre laici, libertari, antiproibizionisti, un po' su tutte le tematiche, e proviamo un pochino, insomma, ad interessare più persone possibili, a coinvolgere anche più persone possibili con questi piccoli spazi di conduzione, che sarebbe mio desiderio che fossero, diciamo, che vedessero protagonisti più persone possibili, diciamo, a rotazione, o, e quindi, insomma, poi vediamo anche in futuro a ottobre come riusciremo ad articolare questa cosa. Certo, il grande problema è quello di diffondere la conoscenza di questo nostro esperimento, perché come al solito conoscere e essere informati è il punto di base, di partenza per poter poi scegliere se essere più o meno interessati, e su questo magari forse, ecco, potremmo avere dal gruppo appunto che attualmente è coinvolto qualche suggerimento su come riuscire a fare un po' di marketing, ecco, di marketing del nostro esperimento. Poi ovviamente ci avvaliamo della, per il momento credo insostituibile, consulenza di Roberto, che appunto ha delle cognizioni anche tecniche che credo al momento siano insostituibili, e credo no, tutto deve essere sostituibile invece. Beh, vabbè, non è facile, insomma, è un'esperienza, il know-how, insomma, ha un valore, non a caso. E poi un'altra cosa che ho visto un pochino ci penalizza alcune volte, e che è anche lì un tema politico radicale, secondo me, nello spazio di domenica scorsa che era fatto appunto con le regie a staffetta, e ho visto che secondo me anche qui in questo piccolo nostro esperimento si vede la grande disparità e antidemocrazia comunicativa che vige in Italia in merito alla diffusione di una banda larga decente, sicché ci sono posti che sono serviti meglio, posti che sono serviti meno bene, posti che sono invece non serviti per niente, e quindi bisogna in qualche modo ad adeguarsi a un internet, ecco, a una banda larga non stabile, non così generosa tra virgolette come quella che si può trovare nelle grandi città. È una cosa profondamente antidemocratica, e che appunto direttamente ci penalizza, ed è incredibilmente un'attualità anche politica, secondo me, da portare alla ribalta il più possibile. Peraltro io, come ho accennato già altre volte, ho sentito appunto dei gestori della telefonia mobile che dicono che ormai appunto quella che era l'alternativa alla banda larga normale, cioè il collegamento col mobile tramite appunto la rete dei cellulari, dei telefonini, è ormai saturo, quindi
se non si, ci si smuove, se non le autorità insomma, non si decide di veramente diffondere quanto più possibile la banda larga. Ecco, Gianni, ti devo interrompere perché i 5 minuti sono implacabili. Ah, okay, va bene. Quindi si sono chiusi i primi 5 minuti di Gianni Colacione, lo salutiamo e ci prepariamo al secondo collegamento che, come già detto prima, è quello con Giovanni Bastianelli, che in questo momento, eccolo qui, Giovanni, chiamiamo Giovanni e sentiamo, ecco, già Gianni Colacione ci ha detto molte cose interessanti, sentiamo cosa avrà da aggiungere Giovanni Bastianelli alle cose molto interessanti sottolineate da Gianni, il riferimento in modo particolare al grande gap che è dato nel nostro paese, dalla difficoltà, diciamo, dalla non omogeneità della qualità della banda larga. Ecco, vedo già Giovanni collegato, gli passo la linea per i suoi 5 minuti sulla Web TV radicale. Cosa hai da dirci, Giovanni? Riguardo alla Web TV? Sì. Ah, beh, dal mio punto di vista è un'ottima iniziativa, anche perché permette di condividere, di raggiungere più persone rispetto a una radio o a una televisione via cavo. È un'ottima iniziativa anche perché il vantaggio della Web TV è permette appunto di mantenere quello che viene detto, quello che viene, le interviste e i vari reportage che vengono fatti e addirittura messi in condivisione e quindi visti e rivisti ad oltranza. Oltre a questo, che la Web TV non ha le stesse frontiere della televisione comune, del cavo, dell'etere, sono delle frontiere completamente diverse, che per esempio, allo stesso modo come io vedo dall'Italia un programma sulla Web TV radicale, lo posso anche vedere dagli Stati Uniti, dalla Cina e da qualunque altro paese, dalla Cina forse se non me lo bloccano, dalla Cina magari o da altri paesi, comunque dall'altra parte del mondo, esattamente come lo posso vedere io. Questo è uno dei grandi vantaggi della Web TV. Poi tutto questo, tuttavia, è anche vero che la Web TV presenta molti vantaggi, c'è anche qualche limite, ma i limiti sono tutti quanti alquanto superabili. Uno dei limiti che si può incontrare è quello della banda, bisogna comunque avere una certa banda, alquanto buona, ma questo dipende anche un po' dalle condizioni della zona in cui uno si trova. E comunque con le tecnologie che abbiamo attualmente si trova un rimedio molto rapidamente a questo inconveniente. Tra l'altro, ce lo diceva Adriano Peluso in uno dei suoi collegamenti, si parla anche dell'utilizzo dei torrent per fare lo streaming, il che... Del torrent, dei link di 2K, ma non solo, c'è anche il download diretto direttamente dal sito. I metodi sono infiniti, il peer-to-peer che sta alla base del torrent... È un ottimo sistema, perché è il sistema di condivisione vero e proprio. Cioè, io che scarico per esempio il video, a mia volta lo posso cedere a qualcun altro perché l'ho messo in condivisione, perché io permetto di far usufruire il prossimo di un'intervista, di un video proveniente dalla Web TV. E si parla comunque di download condiviso e consenziente. Sì, sono tutti i tuoi 5 minuti, Giovanni, non ti devo interrompere, 5 minuti per sviscerare tutto quello che vuoi sulla Web TV, senza che io ti faccia domande, poi le domande nell'agorà te le faccio. Ma le domande, allora, sulla Web TV io trovo che trovare dei punti a sfavore bisogna veramente andare a scavare lontano, molto lontano. Secondo me è, come ho detto prima, un'ottima iniziativa perché permetteva appunto la condivisione dell'informazione da un punto di vista geografico pressoché totale. Io posso raggiungere tutto il mondo, l'importante è che ci sia un collegamento. Uno dei primi punti che io posso dire è veramente a favore e che mi spingono a incoraggiare una Web TV. Un altro punto ancora a favore, il fatto che tutto quello che viene trasmesso sulla Web TV rimane anche nel server e quindi può essere visto e rivisto, scaricato, condiviso attraverso per esempio i torrent, i link di 2K o ancora, come posso dire, o ancora il download, lo scaricamento diretto.
Questi sono soltanto alcuni aspetti che io definisco positivi, perché poi dopo, se devo fare una lista intera, lo spazio, il tempo non mi basterebbe, perché potrei continuare fino a domani per trovare tutti i punti positivi di una web TV. Altri punti positivi: c'è una grandissima libertà, questo è anche di espressione, di opinione. C'è gente che fa un livello satirico, a livello politico, a livello culturale, a livello informativo. Non esistono neanche i limiti nella web TV, perché effettivamente è uno strumento, come possiamo quasi definirlo, non un blog, ma neanche una testata giornalistica, perché la testata giornalistica ha comunque delle limitazioni, il blog pure sono delle limitazioni dovute dal testo, invece la web TV permette anche di vedere la persona e ascoltare quello che dice, guardare. Bene, Giovanni, sono trascorsi 5 minuti implacabili della chiusura di Skype e vediamo a questo punto di approntare il terzo collegamento. Intanto già molte sono le opinioni che abbiamo raccolto. Il terzo collegamento, sempre sull'argomento web TV, lo facciamo con Giuseppe Simone, che è il segretario organizzativo del Bruno Leoni Club di Bari. Vediamo se Giuseppe ci sente e si collega con noi. Finora, diciamo, le opinioni raccolte sono tutte molto interessanti. Ecco, sentiamo Giuseppe. Ciao Giuseppe, ci senti? Ciao a tutti. Mandaci anche il video, Giuseppe, così ti mettiamo subito in onda. Allora, probabilmente dobbiamo chiudere e riaprire con la videochiamata, perché ho scelto sì. Ok, allora richiamami con la videochiamata. Ecco, scusate questo piccolo inconveniente, tanto abbiamo tutto il tempo per recuperare. Ecco, mi richiama Giuseppe Simone, io lo metto subito in collegamento. Ciao Giuseppe, mi senti? Oh, questa volta abbiamo anche il video. Sento, ti vedo. In tutta la tua magnificenza appare. Allora, sparaci i tuoi 5 minuti sull'argomento web TV. Allora, sulla web TV io non ho molto da dire, perché tra l'altro non sono un esperto di web TV. Penso invece, dal punto di vista, come dire, dal punto di vista della comunicazione e quindi attraverso i mass media, che le web TV, non solo questa web TV, costituiscono, cioè occupano delle tante nicchie che ci sono sul mercato, e quindi se una web TV è capace di sopravvivere, occuperebbe una di queste nicchie, e il problema è questo, cioè è capire come questi piccoli tasselli, questi piccoli spazi poi globalmente vengono organizzati, e quindi e come potenzialmente poi questi spazi possono essere anche cooptati dalle organizzazioni più grandi, no? Forse, ecco, il mio riferimento da questo punto di vista è, diciamo, c'è un modello, una teoria economica, che è quello della, si chiama teoria della coda lunga. In passato un giornalista americano, uno che si occupa anche di diffusione di argomenti scientifici, come che si chiama Chris Anderson, ha scritto anche un libro interessante in merito a questo. Naturalmente la web TV è, siccome è agli albori, va sperimentata. Noi tra l'altro lo stiamo facendo nel nostro piccolo, però io quello che mi sono sempre chiesto sin dall'inizio è stato proprio quello di capire un po' se si sopravvive, capire un po' come può essere questa web TV ed altre, come possono essere organizzate nella globalità. Poi, per quanto riguarda, se tu vuoi delle considerazioni su questa web TV, sulla web TV radicale, beh, forse c'è un riferimento alle cose che dicevo precedentemente, cioè noi come web TV radicale, come poi possiamo incastrarci nelle varie attività del movimento radicale, dell'area radicale, della galassia radicale. Questa probabilmente potrebbe essere anche, questo potrebbe essere spunto di discussione
nel prossimo congresso di radicali italiani, penso. E poi ci sono, vabbè, per quanto concerne, mi sentite? Sì, ti sentiamo, vedete? Perfettamente, no? Sono 12-5 minuti, nessuno ti interrompe. E vabbè, ma naturalmente ci possono anche essere, come dire, degli scambi nei 5 minuti, che uno diventa padrone del tempo e anche perché mi sembra poi asettica questa cosa dei 5 minuti, un po' come la radio lo fa, mi pare, su un minuto o 40 secondi. In 40 secondi uno può sputare tutto il veleno che vuole o tutta la dolcezza che vuole, ma 5 minuti mi sembrano anche esagerati senza interazione. No, l'interazione in realtà ci dovrebbe essere attraverso la chat. Bus, cioè di Unione Sovietica, questa cosa dei 5 minuti che uno si mette là con un testo scritto e recita la sua, no, mi sembra un po' esagerato 5 minuti. Ecco, questa è sperimentazione. Secondo me bisognerebbe cambiare proprio non palinsesto, ma proprio come dire, è una critica che faccio, bisognerebbe cambiare questo tipo di comunicazione, cioè dei 5 minuti posseduti da ciascun interlocutore, che diventano, secondo me, poi senza interazione, diventano asettici. Perché sono 5 minuti in cui uno sta dicendo delle cose, non sente nulla, intorno non c'è nulla, sta guardando nell'occhio del Grande Fratello, al non so chi, non mi ricordo il numero, e quindi, cioè, non capito la critica che fai. Bene, sono trascorsi i tuoi 5 minuti, adesso passiamo all'Agorà e aggiungiamo in audio, solamente in audio, anche Giovanni e Gianni, per sentire qual è, a questo punto, creare l'interazione tra voi tre e me stesso su quelli che sono gli argomenti che abbiamo tirato fuori in questi 5 minuti in cui ciascuno di noi ha parlato. E già ci ha raggiunti Gianni, adesso vediamo di far collegare anche Giovanni, aggiungiamo alla conferenza anche Giovanni, che non si riesce ad aggiungere. Vi devo richiamare, ragazzi. Allora, richiamiamo Giovanni, scusate. Ok, Giovanni, chiudi l'audio della web TV. Perfetto, aspetta che aggiungo anche gli altri e passiamo all'Agorà, cioè alla fase in cui invece voi tre potete tutti e tre contemporaneamente dialogare tra di voi con me, che dovrei fare il moderatore, ma mi sa che avete tutti la stessa opinione. Vediamo che succede. Allora, Giuseppe Simone c'è, Gianni Colacione c'era ed è caduto, adesso lo richiamiamo. Niente, è caduto, eccolo qua. Richiamiamo Gianni Colacione, aggiungiamolo alla conferenza. Allora, aspettiamo Gianni, vediamo se abbiamo parlato proprio dei problemi della banda larga in Italia, che li stiamo proprio toccando con mano nel corso di queste trasmissioni sperimentali di TV Radicale. Adesso anche un collegamento banalissimo con Skype fallisce. E proviamo a vedere per la terza volta se riusciamo ad aggiungere alla conferenza Gianni. Scusate un attimo, abbiate un attimo di pazienza. Intanto, Giovanni, cosa ne pensi della critica che Giuseppe Simone avanzava rispetto a questa formula, questa dei 5 minuti più un quarto d'ora di Agorà? Ma sono questioni personali. Per esempio, in 5 minuti è vero, uno può dire tantissimo, se detto nel modo giusto. Tutto dipende anche dalla gestione del tempo di ognuno di noi. Io penso, per esempio, che c'erano altre cose da dire che in 5 minuti non sarei riuscito a dirle. C'è poi chi invece riuscirebbe a dire la stessa cosa in 2 minuti, la metà del tempo anche forse. Quindi è una cosa molto strettamente personale. Io trovo che 5 minuti sono anche la giusta quantità di tempo, perché non sono né troppi né troppo pochi, come i 40 secondi di Radio Radicale. Adesso forse perché però sottolineava, no, Giuseppe, tu sei libero di intervenire adesso, anzi devi intervenire, perché la Agorà serve proprio a questo, no? La chiazza, come si dice dalle mie parti, la piazza.
voglio, insomma, Giuseppe sottolineava come il fatto che 5 minuti senza interazione magari lasciano lo spazio sia all'approfondimento, però senza interazione posso correre il rischio di essere un po' smorti, no Giuseppe? Giovanni diceva che dipende da ciascuno di noi, certo che dipende da ciascuno di noi, però 5 minuti per esempio che ti danno in uno spazio in cui non virtuale, io che sono abituato, legato un po' alle interazioni con, faccio l'insegnante, se, ecco, ho difficoltà proprio nel comunicare certe idee attraverso questa formula, cioè, poi è chiaro che se dobbiamo fare un comunicato o dobbiamo comunicare delle cose ufficiali, beh, possono anche andare bene, però per me, per quanto mi riguarda, è nella proprio nella web TV, che rimane per me ancora una cosa molto, come dire, distaccata, non mi appassiona molto questa proprio la web TV, non la web TV radicale, ma proprio la web TV, non mi appassiona molto. Sì, salutiamo Gianni Colacione che si è finalmente collegato. Prego, sì, Giuseppe. Ma mi si era spento tutto quanto, c'è avuto un problema. Ok, Giuseppe, concludi, che stavi dicendo? E stavo dicendo che proprio perché la web TV non mi appassiona molto, la formula dei 5 minuti iniziali, che possono servire anche, se vogliamo, a rompere il ghiaccio, non ritengo che sia una delle migliori. Non lo so, bisognerebbe buttarsi forse subito nell'agone, nell'arena, nella discussione interattiva. Ecco, riassumo un attimo a Gianni quello che si stava dicendo. Non so se sicuramente avrei seguito l'intervento di Giuseppe Simone, il quale sottolineava come 5 minuti di lunghezza per un intervento, cioè appunto, siccome stiamo sperimentando, discutiamo anche della sperimentazione di questo format Radical Bar, possano essere un po' troppi, mentre specialmente poi se non accompagnati ad un momento di interazione, che adesso non c'è stato semplicemente perché la chat è un po' deserta. Tu cosa ne pensi a tal proposito? Ma non so, sinceramente non sono un grande esperto. Io, siccome Giuseppe prima aveva citato i 40 secondi di Radio Radicale, io che quando possibile umilmente cerco di intervenire dicendo le mie, diciamo, idiozie. E devo dire la verità che un po' risoffro, perché secondo me sono pochi per argomentare una domanda o un qualcosa che poi dopo ovviamente non supportata, poi ne soffre anche perché non si riescano a fare le giuste premesse e spesso poi dopo l'interlocutore trova il modo di non rispondere in pratica, sicché magari va bene, 5 magari sono troppi, passiamo a 3 oppure... Secondo me dobbiamo sperimentarla e con varie soluzioni e poi vediamo un pochino quella che più aggrada a tutti quanti, insomma, si può saltare da un modello all'altro, magari ognuno fa una proposta, poi vediamo, insomma. Posso intervenire? Come no, devi. In merito a quello che, perché mi ha dato, ecco, forse sarebbe interessante, sarebbe interessante forse ridurre un po' il tempo dei 5 minuti, però tu o chi per te, cioè chi modera il dibattito, dovrebbe fare ad ogni interlocutore delle domande a bruciapelo, cioè e con tempo di risposta sul tema, che possono variare naturalmente, delle domande differenti oppure possono essere anche le stesse, su domande a bruciapelo all'interlocutore e con un tempo di risposta ridotto rispetto ai 5 minuti. Poi è chiaro che rispetto al tempo uno dovrà, come dire, misurarsi con il tempo che ha a disposizione e cercare di dare una risposta immediata. Forse questo potrebbe... E chiaramente uno dice, vabbè, 5 minuti possono essere pochi, dipende dagli argomenti. Perché... Giovanni, di la tua...
Ma io, come è stato detto, sì, è vero che dipende dagli argomenti, ma dipende anche da, è molto soggettivo dal fatto che una persona è logorroico o meno. Guarda, io sono logorroico, 5 minuti a me non basterebbero mai per dire una, per esprimere un pensiero. Conosco persone che per esprimere lo stesso pensiero riescono a usare un numero di parole tale da impiegarci 10 minuti, 5 minuti, 2 minuti. Quindi veramente è, per me è il giusto proprio, perché poi così uno si deve anche regolare meglio e lasciare lo stesso spazio agli altri. Altrimenti, se prendiamo tutti quanti un'ora, gli ascoltatori. Sì, però questa cosa che diceva Giuseppe con il moderatore che non è inerte, ma che fa anche delle sollecitazioni durante 5 minuti a chi parla. Certo. Magari forse questa potrebbe essere la giusta formula e di compromesso. E poi tieni presente che sono 5 minuti di audio-video, non sono 5 minuti di audio, capito? Certo. Sono 5 minuti in cui tu appari anche. Ti fai sentire, ci sei, ma appari. Allora, se uno in 5 minuti là si mette a raccontare, non lo so, la favola o racconta delle cose interessanti, o sembra che sta a recitare una poesia. Cioè, no. Bene, diciamo che è tutto molto interessante quello che avete detto. E invece sulla TV radicale, diciamo, ci sono pareri, diciamo, unanimi di consenso rispetto a quello che fino ad ora ha prodotto, nel bene o nel male, TV radicale. E Gianni, tu cosa hai da dire a questo proposito? Ma io penso che effettivamente, ricollegandomi anche alle cose dette, che quello che perché noi abbiamo fatto degli spazi fino adesso più o meno di una mezz'ora, alcune volte addirittura un'ora, che effettivamente possono essere apparsi un po' magari come una specie di, da un pulpito, un'omelia, insomma, ognuno con l'argomento proprio. Però il progetto in realtà era iniziale, era quello di dare un'introduzione, qualche suggerimento, qualche stimolo e poi di interloquire praticamente, di mettere di dare avvio a uno spazio interattivo con la chat. Ora qua noi soffriamo purtroppo di una carenza in qualche modo di diciamo di partecipazione sulla chat, perlomeno, perché altrimenti si potrebbe, oddio, che a volte è successo che ci sono state domande in cui anzi devo dire la verità, mi ricordo con Dimitri la prima volta, insomma, non sono mancate le domande ed era infatti abbastanza snella la cosa, insomma, quindi per raggiungere, insomma, quell'obiettivo, secondo me bisognerebbe in qualche modo incrementare la partecipazione nella chat e ovviamente la partecipazione con le domande, ecco, ovviamente. Quindi, poi ovviamente il fatto del regista che è intrattenitore e che fa, si prepara una scaletta di domande, è interessante, è una bella formula anche quella. Anche questa, un'altra formula potrebbe essere quella del fare a monte un lavoro redazionale preparando la trasmissione con una serie di domande per il povero intervistatore che sarei io in questo caso. Beh, sa poi giochi deve rispondere comunque. No, è più difficile fare le domande che rispondere. No, devi, vabbè. Devi essere cinico, le devi porre con molto cinismo. Capito? Con molto cinismo. Non devi concordare le domande, se no fai come quelli di Raiset, no? Sì, questo è anche vero, però sugli argomenti particolarmente complessi un lavoro redazionale alle spalle di chi sta in video delle volte può essere importante, proprio perché dà spunti e suggerimenti per domande particolari. Ora, quando il tema è libero, come un po' la conversazione da bar che stiamo facendo noi, no? Infatti l'abbiamo chiamato Radical Bar, questo nuovo format che stiamo sperimentando, diciamo, non c'è qualcuno che è particolarmente esperto di un determinato settore, però si parla liberamente di argomenti, ognuno dice la propria opinione. Questo dovrebbe essere lo scopo di questo format, insomma, che può essere interessante. Certo, come avete già sottolineato, quello che sta mancando è l'interazione con la chat, per il semplice fatto che non c'è nessuno che scrive in chat. Sì, stanno tutti a zonzo. Stanno tutti a zonzo. A dormire.
a dormire. No, ma c'è gente anche per strada a quest'ora. Molta. No, un'altra cosa. C'è la finestra. Un'altra cosa che volevo chiedervi, visto che ci siete tutti e tre, e quindi una domanda che faccio a tutti e tre: cosa cambiereste di quello che è stato finora fatto da TV Radicale in particolare? Da chi si parte? Giovanni, comincio te. Cosa cambierei? Io ci aggiungerei anche dei contenuti scritti, per esempio, ma non solo. C'era su Radio Radicale c'era una famosissima programma che erano le interviste per strada. Si potrebbe fare una cosa molto simile, oppure adesso non so se adesso già ci sta, però interviste direttamente ai politici all'uscita di Montecitorio o di Palazzo Madama, oppure anche delle interviste, per esempio Sky TG24. C'ha una cosa che trovo molto interessante, che si chiama un programma che si chiama Un caffè con, pure questo, creare anche dei salotti di informazione, di approfondimento, è un po' più complicato, è vero, bisognerebbe aspettare anche che Radio Radicale sia avviata a tal punto da poter permettere un palinsesto del genere, però è da tenere in considerazione, perché permette proprio di andare a vedere anche più nello specifico, anche conoscere le persone che uno vota, conoscere singolarmente proprio ci permette di fare. E secondo me è un punto per un futuro prossimo, abbastanza vicino. Giuseppe? C'è la cosa che non mi appassiona per esempio, c'è la musica, bisogna spezzare il ritmo, come diceva prima Giovanni. È chiaro che per fare queste operazioni, cioè per fare questo tipo di programmazione, ci vogliono delle risorse, ci vuole del tempo, delle persone che si spendono, che lavorano e che magari sono anche retribuite, cioè per fare il salto qualitativo ci vogliono prima di tutto, ci vuole l'interesse, la passione e le risorse. Se viene meno uno di questi tre elementi, ingredienti, sicuramente si rimane un po' a questi livelli, però ecco, i livelli primordiali sono sempre i livelli di riflessione e di programmazione per il futuro. Prima dicevo, secondo me il futuro di questa web TV dipende anche da come all'interno proprio del Partito Radicale si riesce a creare come dire, un movimento o un interesse, una lobby, se vogliamo chiamarla così, all'interno proprio dell'organizzazione radicale. Se si riesce a creare questo gruppo di interesse, probabilmente il salto qualitativo potrebbe arrivare, lo si potrebbe fare anche con anticipo, prima rispetto a magari a quello che si può fare lentamente. Ok, Gianni, la tua, e poi cambiamo argomento. Sì, e allora io sì, avevo già pensato di inserire una cosa, di provare a proporvi questa, praticamente, visto anche senza andare sulla diretta, che diventa anche un po' pesante, il fatto delle interviste a politici, insomma persone, io credo che tecnicamente si possa anche fare da Torre Argentina, trovare il primo dirigente radicale, magari sollecitarlo su qualcosa, con un portatile si registra il contenuto, però anche in video ovviamente, se è possibile, adesso non so tecnicamente, e poi dopo al momento appunto nelle nostre domeniche mandare dei contributi anche registrati, non necessariamente in diretta, perché poi la diretta domenicale ovviamente, per esempio in questo momento stanno molti a Barcellona, quindi appena possibile catturare qualcuno e poi mandarlo, questa sarebbe un'ottima cosa. La formula del caffè di Corradino Mineo è interessante, molto gradita a Pannella, tra le altre cose, non a caso, ed è molto interessante effettivamente.
anche per esempio potrebbe essere un'idea coinvolgere qualche dirigente per esempio nel commento di una lettura dei giornali, una specie di piccola rassegna stampa a due, ovviamente con occhio radicale, con, insomma, vabbè, con l'occhio di, con le suggestioni che dà il politico di, che viene un politico, insomma, dirigente, chi si trova di una certa eminenza in qualche modo politica disposto a farlo, insomma. Questo qua potrebbe essere un'idea senz'altro che... E poi la musica è una cosa che già che avevo proposto, ma credo che ci siano dei problemi di diritti d'autore. Ma esistono dei problemi di diritti d'autore, nel senso che livestream.com... E questo si possono ovviamente risolvere in maniera abbastanza semplice, perché ci sta, esiste anche della musica versione libera. Creative esiste Commons o che copyleft, esatto. Sì, la musica con copyleft esiste e si potrebbe utilizzare questa, che permetterebbe anche a dei cantanti amatoriali che per esempio che vogliono iniziare, quindi di essere, avere anche un certo ascolto. Potrebbe anche essere una cosa positiva quello di avere una vera e propria un programma musicale per degli artisti che vogliono mettere in condivisione senza pretendere un diritto, senza un copyright, ma con per esempio copyleft oppure un new GPL, perché esiste anche la musica sotto queste licenze, sarebbe anche una cosa carina anche nei loro confronti da fare. Ma senz'altro è un'ottima idea che già era stata proposta, poi c'è la musica appunto sotto Creative Commons, oltre che quelle che hai ricordato te, sicuramente esiste un problema a monte, quello organizzativo, per cui visto che le proposte che avete fatto sono veramente tutte molto interessanti, io vi invito a metterle per iscritto veramente in una maniera molto sintetica e a inondare la nostra mailing list con queste proposte, o addirittura se qualcuno di voi volesse farsi promotore di una rubrica in particolare riguardante per esempio la musica, come abbiamo detto, ma perché no lo sport o altro, potrebbe farlo semplicemente autoattivandosi come punto redazionale e coinvolgendo le persone che ci stanno. Quindi senz'altro... Pronto? Sì, Giuseppe. Cosa volevi dire, Giuseppe? Lo so. Mi senti? Sì, adesso ti sento perfettamente, Giuseppe. Ci sono proprio, ma con dei cambiamenti anche di voce, ci sono problemi proprio di connessione. Io non ho nemmeno, non ho altre applicazioni aperte, quindi dipende da quello che il convento ci passa. Esattamente. Vabbè, ci ho detto, io direi di chiudere questa prima finestra sul primo argomento, quindi vi saluto per il momento tutti e quattro e introduco il secondo argomento. Anche in questo argomento è urbanistica, viabilità, trasporti a Roma Capitale. Quindi chiamiamo questa volta in audio e in video Gianni Colacione, che sarà colui che per primo dirà la sua su questo argomento. Vi ricordiamo che stiamo sperimentando un nuovo format che si chiama Radical Bar. Sì. Eccoci Gianni Colacione, ecco, l'argomento l'ho già lanciato, Gianni, se ci mandi anche il video. L'argomento è urbanistica e viabilità trasporti a Roma Capitale. È un argomento che apparentemente potrebbe interessare solamente la città di Roma, ma in realtà non è così, sia perché Roma è la capitale, sia perché si tratta di comparare non tanto la situazione di Roma rispetto, cosa che operazione che può essere pure fatta rispetto ad altre città italiane, ma invece ciò che è importante fare è paragonare la capitale d'Italia con i suoi strumenti urbanistici di viabilità e di trasporti con quelle che sono le altre capitali europee. Bene, io vedo Gianni Colacione e quindi cedo a lui la parola. Questa volta
diciamo che facciamo nostro l'emendamento proposto da Giuseppe Simone, e quindi vedremo un pochino di interagire anche con Gianni Colacione. Intanto scusami un attimo Gianni, saluto Claudio Scardaferri che in chat scrive questo: il partito del marciapiede dei tavoli e quindi la televisione dei militanti che soprattutto per strada pongono al centro l'integrazione. Nuovo sito dei radicali italiani in classe generale con l'alternativa dei sondaggi che dall'uninominale al testamento biologico e l'eutanasia facciano venire fuori la verità di un'altra Italia. Esatto, è proprio questa la mission di TV Radicale, Claudio, hai colto nel segno. Bene, Gianni, cosa partono da questo momento i tuoi 5 minuti? L'argomento è urbanistica, viabilità e trasporti nella Roma capitale. A te la parola, Gianni. Sì, io... Mi sentite bene? Sì. Allora, niente, come sempre volevo sollecitare qualche suggestione, qualche spunto di riferimento per quanto riguarda questa città dove vivo, che come io poi interpreto che sia la politica, è un servizio alla collettività, questa città svolge il servizio di capitale alla città, al paese intero, allo Stato italiano, alla nazione in qualche modo, purtroppo intesa in questo modo, però in realtà è un servizio di presta praticamente molti dei suoi spazi, dei suoi volumi, delle sue attività a quello che è appunto il servizio di capitale del paese. Questo purtroppo ha fatto sì che in qualche modo ciò venisse, influenzasse anche un po' ciò che la normale sviluppo di una città che in qualche modo, anche se caotico, ha avuto un influsso da questa, poi vedremo se positivo o negativo, insomma a seconda delle opinioni, da questa sua vocazione di capitale, da questo servizio che svolge alla collettività intera poi in pratica. Tanto per capire in qualche modo ciò di cui parliamo e per definire come sempre un'area, in questo caso geografica, visto che parliamo in qualche modo di urbanistica e di trasporti, è importante capire che ovviamente questo ciò di cui parliamo è un'estensione territoriale, quello appunto di Roma, del comune di Roma, che è pari ai comuni di Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania, tutti messi insieme. È una cosa è vastissima, è ovviamente maggiore del comune di New York, Berlino, di Madrid, ma anche di Parigi, e quindi praticamente è un po' un unicum, perché non è che questa grande estensione poi voglia dire una grande popolazione, insomma siamo intorno ai 4 milioni di persone, è che purtroppo è stato uno sviluppo senza nessun tipo di progettualità nel tempo, senza un occhio a una sostenibilità da un punto di vista ambientale, da un punto di vista demografico, e quindi l'urbanistica si è un po' in qualche modo è chiaramente in mano a dei personaggi che poi eventualmente possiamo anche vedere chi sono, ha devastato il territorio in un modo assolutamente emblematico, credo che sia l'emblema del rispetto del territorio che sia in Italia, insomma. Questa grande estensione territoriale, ovviamente, che poi è, tra le altre cose, è stato anche un traguardo per gran parte della migrazione interna negli anni scorsi dal sud, ovviamente molte persone vedevano, ma ancora oggi capita, molte persone vedevano la grande città, la capitale, un po' Milano ma anche Roma, come possibile possibile luogo di lavoro perché evidentemente in luoghi rurali più poveri dell'Italia non si riusciva a poter realizzarsi, a poter riuscire appunto a mantenere una famiglia, perché c'era grande disoccupazione, e quindi praticamente ha incamerato un gran numero di persone di origine appunto non autoctone, così possiamo dire, offrendo loro ovviamente che cosa? Ovviamente purtroppo non una soluzione urbanistica e vivibile degna
di questo nome. Io su questa cosa, per esempio, potremmo anche ricordare, accennare all'ultima, se vogliamo, boutade, poi dirò perché non è soltanto una boutade, del sindaco Alemanno sulla demolizione dei quartieri tipo Torbella Monaca. È una boutade perché ovviamente raderà al suolo un quartiere con 100-150.000 persone, gli abitanti, insomma, diventa una cosa un po' per sé bizzarra, ma senz'altro solleva un problema reale, come quello appunto della qualità della vita, che è anche qualità dell'abitare, che è qualità del risiedere, qualità della possibilità di vivere il luogo dove si risiede, che non deve necessariamente essere soltanto il luogo dove la notte ci si rintana, letteralmente, come in questi posti accade, ci si chiude dentro una porta blindata perché fuori appunto vi è una completa impraticabilità del luogo per vari motivi. Ecco, non deve essere quello, e purtroppo invece è così, ma non solo per Torbella Monaco, come per tante altre realtà. E questo vuol dire, oltre che offendere in modo indelebile il territorio, che è il dato di partenza, e anche offendere in qualche modo le persone, la prospettiva di una relazionalità, di una vita, di una qualità della vita delle persone stesse che vi risiedono, ipotecare in qualche modo anche il futuro dei ragazzi, non solo appunto delle persone che ci vengono a abitare, ma anche delle persone che nascono in questi luoghi, perché sono stati frutto di speculazioni di cui magari eventualmente possiamo parlare, edilizie che hanno privilegiato soltanto l'aspetto privatistico e commerciale, speculativo, ecco, dell'edificazione, della cementificazione, riservando in via residuale, ma trascurando, direi, quasi completamente a volte, come è successo appunto per Torbella Monaca, che è un caso emblematico, l'aspetto dei servizi, l'aspetto della vivibilità, della relazionalità, dei trasporti, che sono un grande modo di far fare un salto di qualità appunto alla qualità della vita della gente, un salto appunto notevole. Bene, Gianni, sono trascorsi i tuoi 5 minuti, sì, che ho allungato di un minuto perché era molto interessante quello che stavi dicendo. Mi sembra che questo intervento di Gianni Coracione non faccia altro che aprire la possibilità di un dibattito fruttuoso tra i nostri tre opinionisti, e passiamo subito la parola per vedere cosa ha da dire Giovanni Bastianelli su questo argomento molto 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 interessante. I paragoni che ha fatto Gianni Coracione rispetto all'estensione di Roma Capitale rispetto alle altre città italiane e alle stesse capitali europee è molto interessante, proprio perché ci dà la possibilità di comprendere quelli che sono quella che è l'estensione del problema. Vediamo Giovanni Bastianelli. Ecco, Giovanni, dici la tua su urbanistica, viabilità e trasporti a Roma Capitale. A livello di urbanistica, Roma attualmente io lo vedo sia nella mia strada che in tutte le altre strade romane. Roberto, non ti sento? Sì, non sto parlando, dovresti sentirmi bene però. Allora, nelle varie strade romane vediamo questo problema, che fondamentalmente è legato, come possiamo dire, a un mantenimento delle strade che è a dir poco pessimo, strade con i crateri proprio, sembra veramente che ci siano dei vulcani all'interno della città, ma non solo, uno vede quando, parlando anche di trasporti pubblici, che è una delle più grandi pecche romane, trasporti pubblici che non hanno una vera e propria puntualità, c'è scritto, mettiamo caso che dovrebbero passare ogni mezz'ora, come c'è scritto, negli orari di punta, già il fatto che un autobus in un orario di punta passi una volta ogni 30 minuti è una cosa a dir poco indegna, perché uno trova dei autobus che sembrano quasi dei container per, scusatemi il termine, per del bestiame, ma
questo si potrebbe rimediare facendone passare per esempio uno ogni quarto d'ora in questi orari qua. Mi riferisco alla mattina presto quando la gente va al lavoro o alla sera quando la gente torna a casa. No, non è l'unico problema. Io vedo già il fatto della quantità di persone all'interno, ma oltre a questo uno già si lamenterebbe di meno se questa mezz'ora di spazio sarebbe almeno rispettata, cosa che invece non lo è. Uno vede questi autobus che passano quando gli pare e piace e non hanno criterio, non hanno per niente criterio. La soluzione sarebbe da fare come è successo in alcune zone d'Europa, parlo di capitali come per esempio Bruxelles. Bruxelles hanno una tabellina con gli orari con scritto proprio al minuto preciso di quando passa al mezzo, si ritrovano questi mezzi che non hanno nessun che hanno, oltre alla corsia preferenziale che sì, ci abbiamo anche a Roma, ma hanno anche un sistema molto più strutturato. Adesso è vero che a Roma si stanno facendo dei lavori per una nuova per delle nuove metro, ma non basta perché molti abitanti, molti lavoratori romani risiedono fuori Roma, quindi all'esterno. Come è anche vero che queste persone, affinché possano avere, metterci anziché i famosi pendolari, anziché metterci 2 ore per andare al lavoro, potrebbero benissimo impiegarci la metà del tempo. Impiegarci la metà del tempo significa anche ridurre notevolmente lo stress cittadino, perché effettivamente Roma è una città alquanto caotica, in certi orari è addirittura impraticabile. Lo vedo per esempio quando uno si deve prendere le famose consolari, certe consolari che hanno questa sfortuna di avere una o due corsie. Prendo ad esempio la Cassia, che ha una sola corsia, una strada con una sola corsia, che è una consolare, è un problema enorme, perché uno può immaginarsi semplicemente il fatto che alla fine gli automobilisti e gli autobus addirittura, perché la Cassia è anche frequentata da un numero abbastanza grande di autobus, di linee, scusatemi, non di autobus, di linee, uno ci cammina a passo d'uomo. Adesso è impensabile che in una città metropolitana, una capitale europea, ci si ritrova in una condizione di transito a passo d'uomo. Vuol dire poi una strada di questa a una corsia. Sono tutti piccoli problemi che creano fortissimo disagio alla popolazione, fortissimo disagio ai lavoratori, che aumentano notevolmente anche lo stress cittadino. Una città ben strutturata come Bruxelles, come Londra, Parigi ha un sistema di metro che è spettacolare, Londra pure. Uno, quante metropolitane ha Parigi? Parigi mi pare che ci abbia qualcosa come quasi una ventina di metropolitane. Ecco, a Roma praticamente stanno ancora per costruire, stanno costruendo non so quanti anni la linea C. È una cosa, possiamo capire che a me non sembra di stare in una città europea, in una capitale europea, mi sembra quasi di stare in una capitale da terzo mondo. Da terzo mondo, perché effettivamente capisco che nel terzo mondo hanno più difficoltà a livello di mezzi economici. Una capitale europea non dovrebbe avere difficoltà economiche, però possiamo quasi definirci la zavorra europea. È effettivamente umiliante essere così, essere la zavorra europea. Ok, ringraziamo Giovanni Bastianelli, chiudiamo per il momento il collegamento con lui e ci colleghiamo col nostro terzo ospite, che è Giuseppe Simone, lo chiamiamo immediatamente, e ci dirà anche lui, un po' più da esperto diciamo del settore, quelli che sono i problemi principali che lui intravede rispetto alla questione urbanistica, viabilità e trasporti nella città di Roma capitale. Allora, Giuseppe Simone, ci stiamo per collegare con Giuseppe Simone, ecco, siamo collegati in audio,
Ci mandi anche scusami, Roberto, dobbiamo interrompere e collegarci in video? Sì, non riesci a mandarmi in video direttamente? Allora, abbiamo... no. Allora, ok, allora richiamami. Allora, forse, no, proviamo, interrompiamo, facciamo prima, interrompiamo. No, ma se c'hai via video, ok. Allora, aspettiamo che ci richiami Giuseppe Simone. Ricordo che questa è la sperimentazione di un nuovo format che è Radical Bar. Ecco che ci richiama Giuseppe Simone. Ecco Giuseppe, dovremmo anche vederti, infatti ti vediamo. Allora Giuseppe, dici la tua e questa volta cercherò di interagire con te, anche se ho molto da imparare dalle cose che tu, dalle tante cose che tu hai da sintetizzare in 5 minuti, 5-6 minuti diciamo. A te la parola. Il tema è quello dell'urbanistica, vero? Sì, urbanistica e viabilità e trasporti a Roma Capitale. Ok. Allora, per quanto concerne l'urbanistica romana, sappiamo benissimo che, anche perché l'abbiamo un po' vissuta, voi la vivete forse più direttamente rispetto a me, è un'urbanistica incentrata principalmente su un'assenza di idee di città, ma impostata su un'assenza di idea di città, ma soprattutto su un'idea ben precisa di città che hanno i palazzinari. Cioè, Roma è una città che è cresciuta a dismisura negli ultimi 20 anni e che si è dotata anche, se vogliamo, in ritardo rispetto ad altre metropoli e megalopoli mondiali, di uno strumento urbanistico generale. È stato il piano regolatore generale di Roma, è stato ha subito un processo di controllo, valutazione, discussione lunghissimo. E naturalmente in questi anni hanno messo bene le radici quei signori che hanno un po' devastato la campagna romana. Roma era interessante soprattutto quando, dal punto di vista secondo me urbanistico, quando si percepiva proprio la differenza fra la città e la campagna, no? E, tra l'altro, la campagna romana non è una campagna, se vogliamo, agricola, ma è una campagna fatta di ruderi, di archeologia, di resti archeologici. Cioè è una campagna unica al mondo, certo. nessun'altra città che dovrebbe essere tutelata, e non certo veder sorgere come funghi dei palazzoni ignobili. Ma è tutelata, e quindi la questione principale è come e siamo sempre lì, siamo sempre nella legalità, nel diritto, nel far vivere il diritto, nel rispetto delle leggi. Cioè, in realtà ci sono le leggi, ma che non vengono affatto rispettate, non vengono fatte rispettare. C'è un altissimo livello di corruzione in tutti i settori, soprattutto poi non parliamo del settore urbanistico. Cioè, si tenta sempre di forzare le regole attraverso proprio la corruzione. E questo, ecco, se nell'ambito degli addetti ai lavori, costruttori, progettisti e funzionari, ecco, qui si sono create, anche perché poi sono sempre gli stessi che operano da tantissimi anni, si sono creati dei buoni sodalizi che poi in realtà producono anche, se vogliamo, producono molta corruzione. L'idea di città che vorrei, l'idea di Roma, città e capitale d'Italia, non solo, è quella di una città, di una metropoli che possa veramente puntare alla sottrazione anziché all'addizione di volumi e di spazi. Cioè, secondo me,
se si dovesse veramente intervenire per recuperare un po' l'idea di città, bisognerebbe agire sulla sottrazione di spazi, di organismi inutili, e quindi occorre creare delle dei vuoti che servono più che altro come spazi di deflagrazione. Ieri stavo guardando, così vedevo su una rivista tematica di architettura, il progetto di risistemazione, che poi è un progetto piuttosto vecchio, un progetto di risistemazione dell'intervento. Sento delle voci strane, robotiche, eccetera, eccetera, non so che cosa. Comunque, riprendendo il progetto del Tevere, vedevo questo progetto fatto di retini, segni poco comprensibili, eccetera, eccetera, che prevedeva, per fortuna poi non è stato realizzato in toto, anzi, forse non è stato realizzato quasi nulla, prevedeva l'aggiunta di superfetazioni sul Tevere, quando il Tevere in realtà è un fiume che meriterebbe davvero un ripensamento dal punto proprio di vista dell'ingegneria fluviale. Abbiamo visto che cosa è successo negli ultimi anni con le piene, e quindi e forse ecco il progetto più interessante è stato quello fatto e concretizzatosi poi nel 1870-71 con il progetto di Rodolfo Lanciani, che poi erano gli incarichi dati da Giuseppe Garibaldi, all'epoca sindaco di Roma, della capitale, progetto fatto da Rodolfo Lanciani e poi dall'ingegner Canevari. Questo così era una riflessione che facevo su quello che non dovrebbero fare, cioè non si dovrebbe aggiungere, anzi bisognerebbe sottrarre, non bisognerebbe più consumare suolo, anche perché non ha senso, eppure i vari gruppi, le varie lobby, vedi i palazzinari, quelli che costruiscono i mega impianti commerciali, continuano a farlo. Ecco Giuseppe, sono trascorsi i tuoi 5 minuti che sono diventati 6, resta in linea e noi aggiungiamo, a questo punto passiamo alla fase dell'agorà, aggiungiamo a Giuseppe Simone anche Giovanni e Gianni Colacione per l'agorà, così potrete dialogare tutti e tre insieme appassionatamente. Vediamo se sono connessi. Giovanni intanto non ha accettato la chiamata, proviamo a richiamarlo di nuovo. Ecco, ci sei Giovanni? Sì, ci sono. Ok, aggiungiamo Gianni Colacione, sperando che tutto vada bene. Hai sentito intanto Giovanni un pochino? Niente, vi devo richiamare ragazzi, scusate, vi richiamo tutti. Allora, cominciamo da Gianni Colacione. Ciao Gianni, ci senti? Sì, sì. Ecco, Giuseppe, ok, aggiungiamo anche gli altri, togliamo l'audio dalla World TV, mi raccomando, e aggiungiamo anche Giovanni Bastianelli. Ci sei Giuseppe? Sì. Ok, scusate, ma Skype non mi consentire di fare la... Ecco, adesso ci siete tutti. Beh, diciamo sì, che è stato un primo giro molto interessante, no? In cui... ah no, Giovanni doveva fare il suo collegamento. No, l'hai fatto Giovanni, sì, scusate, era un po' tardi, lo spero, sì. Diciamo, sono stati tre interventi vostri nei quali, sotto diversi punti di vista, però avete tracciato, diciamo, un po' l'immagine, la grave immagine che ha Roma come capitale, sia dal punto di vista dello sviluppo urbanistico, sia dal punto di vista dell'efficienza dei trasporti e della viabilità. Ora vi invito a un pochino confrontarvi tra di voi facendo anche delle domande, se quello che ha detto qualcun altro può essere interessante secondo voi approfondire. Partiamo da Gianni.
Ma io sì, in parte mi sentite, sì. Sì. Qualche diciamo informazione iniziale che ho provato a dare, potremmo provare a se è interessante a sviscerare qualche argomento in materia, diciamo, proprio dell'edilizia, della cementificazione, un po' magari un po' più nello specifico, e dare qualche punto informazione e vedere per esempio quali sono stati i soggetti in qualche modo che potremmo dire complici della devastazione del territorio. Da molto tempo praticamente ormai l'urbanizzazione della città è in mano a un gruppo di persone che si rimpallano necessariamente, facendo poi alla fine una politica di cartello, in pratica monopolizzando tutte le realizzazioni di urbanistica residenziale, stranamente anche con il succedersi di giunte capitoline di diverso colore, quindi riescono in qualche modo a intrufolarsi un po' dappertutto. Tanto per appunto fare qualche nome di questi paladini dell'edilizia e della cementificazione, per sapere un po' di chi abbiamo a che fare, sono nomi abbastanza noti. Primo tra tutti sicuramente è la famiglia Caltagirone, famiglia nel senso che sono vari fratelli, il primo tra tutti, ognuno chiaramente che agisce in proprio, il primo tra tutti è Franco Caltagirone, che fino a qualche tempo fa appunto sappiamo che aveva delle contiguità con la politica attraverso la figlia, piccola nota di gossip politico, ma non tanto, è la moglie di Casini, ma possiede anche il Mattino di Napoli, il Gazzettino di Venezia. Scusami Gianni, per il gossip, è l'ultima moglie di Casini. Sì, ecco, perfettamente, sì, questo è anche qui, sono degli spunti e delle piccole perle che aprirebbero tutto un discorso sulla linearità e sul pubblico privato di queste persone che ci moralizzano e poi dopo in qualche modo sono i primi a contraddire nella vita le loro vicepresidenza dell'INPS, grande partecipazione azionaria delle generali, quindi praticamente un impero in mano a Franco Caltagirone. Poi abbiamo Bonifaci, che è proprietario del Tempo, poi abbiamo i fratelli Toti, azionisti di una buona parte del Rizzoli Corriere della Sera, perché dovete sapere che da un po' di tempo a questa parte è invalsa questa evidentemente utilissima diversificazione, chiamiamola tra virgolette, da parte di queste persone, cioè di occuparsi di edilizia e anche di edilizia e anche di editoria. In qualche modo si vede che è una sinergia commerciale che poi alla fine frutta dei successi, insomma, alla fine realizza dei successi. Poi abbiamo Leonardo Caltagirone, che non a caso ha costruito Parco Leonardo a Roma, che qualcuno erroneamente può pensare che era dedicato, siccome è vicino alla Roma Fiumicino, l'aeroporto di Roma è intitolato a Leonardo da Vinci, in realtà Parco Leonardo è intitolato appunto a chi l'ha costruito, Leonardo Caltagirone. Lo sai che non lo sapevo questa cosa? Già. No, è un'autocelebrazione. Sì. I potenti si autocelebrano sempre. Poi abbiamo questa inferiorità in questo caso. Sì, sì. Però, insomma, dimostra un certo piccolo complesso di inferiorità dei potenti. Sì, è vero. Sì, sono complessi di inferiorità che però poi la società in qualche modo, cioè la collettività paga. Come io spero che non accadrà, come potrà essere il ponte sullo stretto di Messina, insomma, ecco. Se e quando. Lo chiamerà Ponte Silvio. Come disse Totò. Giovanni, non l'abbiamo sentito. Come disse Totò? Non lo sento più.
Non ti sentiamo, Giovanni? Ah, non mi sei... Io ho detto, come di... ha detto Totò, disse in uno dei suoi film, e io pago. E io pago, ah, ecco. Ah ok, ce l'avevamo persa sì, la battuta. Vai Gianni, concludi e poi sentiamo Giuseppe. Ecco, per concludere la lista abbiamo gli Scarpellini, Mezza Roma, che sono molto vicini alla destra, erano molto vicini alla destra, e la Famiglia 5, grande amico di Fini e di Alemanno, e lettore di, grande lettore di Alemanno. Questo sono, diciamo, sembrano tanti, ma in realtà si spartiscono una torta praticamente complessivamente di qualche centinaio di miliardi di euro, insomma, ecco, questi sono i numeri dell'edilizia romana recenti, soprattutto dall'ultimo emergenti dall'ultimo piano regolatore, che poi vedremo come è stato approvato. Ok, Giuseppe, cosa hai da dire, tu che sei un esperto di questi di mentre Gianni raccontava, io guardavo un film, C'eravamo tanti amati, con Vittorio Gassman, il ruolo, perché era un film. Si vedeva un'altra Roma, giusto, in quel film? No, si vedeva la Roma di oggi, si vedeva, perché Vittorio Gassman aveva, come dire, sposato la uno di quelli che teneva intorno a sé tutti questi personaggi. E lui faceva l'avvocato, se non sbaglio, era un avvocato che diventa costruttore poi alla fine. Comunque la cinematografia è piena di questi personaggi. Tornando un po', riprendendo il gruppo Caltagirone, non solo è interessato alle palazzine o ai giornali, ma è ormai ha acquisito, non so se vi risulta, ha acquisito anche il gruppo Vianini. Il gruppo Vianini nasce con le Ferrovie dello Stato nel 1861-62. I fratelli Vianini erano due fratelli che cominciarono a costruire le stazioni e poi passarono alla costruzione dell'acquedotto pugliese. Questa azienda negli anni 90 ha rischiato di fallire, e chi poteva acquisirla? I fratelli Caltagirone, che oggi hanno gran parte degli appalti per la fornitura di prefabbricati a tutte alle ferrovie italiane, in sostanza. Quando voi vedete le traverse in cemento armato precompresso, oppure le grandi travi prefabbricate per l'alta velocità o le autostrade, quelle sono tutte pagate al gruppo Caltagirone. Una piccola nota su come questi signori, insomma, riescono a prendere con più mani, no? dal pubblico, naturalmente, perché a Roma magari costruiscono le palazzine, prendono denaro dai privati, però poi hanno anche i loro affari piuttosto consistenti con il pubblico, denaro assicurato, quindi... sì, Roma è cresciuta in maniera disordinata, con un piano regolatore che è stato discusso, ma non è un piano regolatore, non è, cioè, gli strumenti, più che il piano regolatore, gli strumenti urbanistici di cui si è dotata Roma e l'area metropolitana non sono di ampio respiro, come posso dire, mi danno tanto di paesone, cioè sono più o meno, siamo sulla stessa falsariga di altre città che io, per esempio come Bari, che reputo non città ma paesoni, che si sono cresciuti a dismisura, in maniera disordinata, e hanno consumato solo e soltanto suolo. Giovanni, non lo so, bisognerebbe poi... Giovanni. Prego, prego. Parlando di palazzinari si entra in un tema abbastanza delicato, non tanto perché effettivamente io non metto in dubbio la disonestà di molti, il problema è che, siccome sono stati fatti anche dei nomi, io sono molto più cauto in queste cose, però non posso fare a meno di notare che effettivamente qua chi c'ha il mattone c'ha il potere, e come disse uno dei miei professori, Roberto Saviano,
chi c'ha il mattone c'ha il potere, ma c'ha anche la neve. Adesso spiegacela questa. Eh? Spiegacela questa. Allora, anche perché si potrebbe equivocare. Cioè. Assolutamente. Allora, Saviano fece notare come Roma effettivamente non è tanto in mano ai palazzinari quanto invece al traffico della coca, perché non si riesce ancora a capire come mai in tutta Italia, se non in tutta Europa, i prezzi del mattone diminuiscono, a Roma aumentano. Roma è una delle pochissime città europee, metropoli europee, dove il prezzo delle case aumenta e non si riesce a dare una spiegazione. Una di queste spiegazioni è stata data dai grandi trafficanti, che effettivamente Saviano disse appunto che in Italia per avere il potere non è tanto importante il mattone, ma è importante avere la coca. Non dico che per entrare in politica bisogna essere dei spacciatori o dei drogati di cocaina, sto dicendo semplicemente che il potere, quello nascosto, quello sotto banco, è effettivamente dato da questo. Quindi in questo caso rientriamo anche in altri settori che sono ancora più delicati, molto più delicati. Adesso fare dei nomi per me è pericoloso, perché effettivamente stiamo rientrando in un settore oscuro della storia italiana, quasi lugubre e triste, e effettivamente pensare che la nostra anche ad altre persone che insieme volontariamente o involontariamente, questo a me non interessa, viene a creare un circolo vizioso che fa sì che l'urbanistica romana sia pressappoco rovinata da questo punto di vista. Io mi concentro, preferisco concentrarmi più sull'aspetto dei trasporti, trasporti che mi permettono comunque di diminuire lo stress psicologico della collettività piuttosto che il palazzo. Ecco ragazzi, è trascorso anche il quarto d'ora di Agorà, quindi io vi saluto, riprendo la linea e per passare all'argomento successivo, che è l'immigrazione. Quindi facciamo un cambio di scaletta rispetto a quello che avevamo previsto, manteniamo l'ordine che avevamo, che abbiamo avuto per tutta questa produzione, che ricordo si chiama Radical Bar ed è un format che stiamo sperimentando. Ci manca il feedback da parte della chat, però l'idea è proprio quella di portare avanti una conversazione a più mani tra più compagni radicali su temi diciamo di interesse generale. Già abbiamo affrontato due importanti temi, quello della web TV radicale e quello dell'urbanistica, viabilità e trasporti a Roma. Ora ci accingiamo ad aprire la terza finestra, che è quella sui problemi sull'immigrazione. Ecco, non diciamo problemi dell'immigrazione, perché l'immigrazione non è detto debba dare solo problemi, anzi proprio il contrario. Siamo già collegati con Gianni Colacione, se magari ci mandi anche il video, Gianni, e così ti mandiamo in onda. E dopodiché facciamo partire i 5 minuti di Gianni Colacione sull'immigrazione. Ok Gianni, sei in onda, a te la parola. Allora, ma diciamo qualche suggestione diciamo in generale su questo, oppure sempre con un occhio su Roma? No, in generale o anche su Roma, come vuoi, cioè sei libero di dire ciò che vuoi. Sì, io ho il privilegio diciamo di in qualche modo di inaugurare appunto questo argomento, essendo il primo appunto a parlarne in questa giornata. È un grosso problema l'immigrazione, perché non è sentito come una risorsa, e quindi l'Italia in qualche modo con politiche miopi in qualche modo chiaramente soffre di un'immigrazione assolutamente sregolata, anche lì che è carente di una progettualità, una progettualità che potrebbe far sì, come spesso anche Pannella ha detto, insomma, di poter interpretare questi flussi migratori
come una risorsa per il futuro. Io, per quanto riguarda l'immigrazione, ho una mia credo personale, poi non so se condiviso o meno idea su questi, l'esplosione di questi flussi migratori che stiamo vivendo in questi anni, che poi insomma non sono neanche ultimi, che sono almeno una trentina d'anni che si vive. Una volta erano appunto i cosiddetti marocchini, soltanto la parte del sud del mondo, poi abbiamo avuto l'incremento dell'immigrazione dell'est. Insomma, io ogni volta che sento questo, diciamo proprio a livello personale epidermico, quando sento di queste immigrazioni, di queste poveri disperati che approdano alle nostre rive, quando ci arrivano, se non diventano cibo per pesci nel frattempo, penso sempre che in qualche modo noi scontiamo una po' una catarsi storica, cioè su un, siamo un, è un po' un ritorno, nel senso che scontiamo una politica di sfruttamento del mondo, diciamo tra virgolette, progredito occidentale, sicuramente ricco, nei confronti del mondo più povero del sud, che abbiamo a livello appunto globale sempre sfruttato. Ne abbiamo sfruttato le risorse, ne abbiamo sfruttato la manodopera e abbiamo impedito deliberatamente che esso stesso potesse diventare autosufficiente e potesse in qualche modo sostentarsi, come credo che sia desiderio di qualsiasi collettività, non certo la migrazione, ma poter in loco dove vive avere una prospettiva di vita decente. Quindi in qualche modo penso che è un po' una resa dei conti a livello globale storico, dico, ecco, a forza di sfruttare questa gente è chiaro che poi alla fine in qualche modo ne paghiamo le conseguenze, ne paghiamo le conseguenze in termini di immigrazione. È assolutamente ragionevole che delle persone che non hanno una prospettiva alimentare, non hanno, ma anche in termini di assenza di democrazia nei singoli luoghi di residenza, di provenienza, è assolutamente ragionevole e giustificabile che intraprendano appunto questi viaggi della speranza, in pratica con numerosi rischi e numerosi costi. Dobbiamo dire che per un viaggio di questo tipo, che fanno con i barconi eccetera, praticamente loro danno un quantitativo in dollari a gli sfruttatori di turno, che siano scafisti, insomma, o che con il quale appunto in un nostro aeroporto noi potremmo comprarci un biglietto per fare il giro del mondo comodamente in aereo. E quindi praticamente c'è questa sorta di, questo anche è una sorta di risultato del proibizionismo, in qualche modo un proibizionismo diffuso anche in questo settore. E quindi mi sento un po' in difficoltà quando, ecco, ci sono le nostre autorità che non capiscono, non hanno questo respiro, questa prospettiva storica, ecco, nel capire che lo sfruttamento appunto del nord nei confronti del sud del mondo, ma poi non è solo il sud, perché poi parliamo anche di Cina, parliamo anche di est, ma comunque sia delle aree meno fortunate economicamente, e non poteva ovviamente non comportare delle conseguenze a livello planetario che oggi paghiamo in termini di migrazione. È ovvio che è un respiro globalizzato e aggiornato, un approccio comporterebbe una politica per fermare appunto queste migrazioni, una politica di diverso approccio, cioè non certo una contingentazione, non certo i rimpatri forzati di Sarkozy, che tra virgolette vorrei sempre ricordare, ma lo sapete, ma insomma, tanto per far un pochino emergere la contraddizione, è figlio di Rom, lui stesso, padre Rom, e anche se lui è nato in Francia, ma insomma il padre veniva da, se non sbaglio, dall'Ungheria.
E quindi in qualche modo, ecco, bisognerebbe un attimo fare i conti con il nostro passato, vedere come si è agito per non agire più in quel modo e pensare a dei sistemi efficaci, non necessariamente ovviamente a breve scadenza, ma con diciamo della, una prospettiva a lungo termine di sviluppo di queste aree, non certo con i protezionismi economici che ogni piccolo staterello, ogni nazione fa in questa patria delle nazioni che è l'Europa, ma con appunto una politica di sviluppo, di crescita in loco, e quindi insomma è una cosa che ha ovviamente dei riflessi anche, tanto per collegarci, incredibilmente possiamo collegarci al tema di prima, che è Roma, che vive questa immigrazione in un modo drammatico, sono dei flussi... Ecco, Gianni, abbiamo ampiamente sforato i 5 minuti, molto interessante quello che hai detto, mi riservo di fare delle chiose a quello che già hai detto nello spazio Agorà. Salutiamo Gianni Colacione, ci prepariamo al secondo giro, al terzo giro di collegamento con Giuseppe Simone, che proviamo a chiamare, vediamo se questa volta riesce a inviarci il video direttamente. Ricordiamo che stiamo sperimentando un nuovo format. Ecco, Giuseppe, riesci a inviarci il video? Oh, perfetto. Hai seguito un pochino quello che è stato detto da Gianni Colacione sul tema dell'immigrazione? No, perché non riuscivo proprio a collegarmi. Ah, ho capito, quindi soliti problemi di banda. Allora, traccia libera, traccia aperta, immigrazione, risorsa o problema? È una risorsa se gli immigrati riescono, cioè si integrano. Estremamente, secondo me. Se si integrano, beh, ci sono dei problemi oggettivi oltre che soggettivi all'integrazione. Diciamo che non è che quella che è la normativa che regola le politiche di immigrazione nel nostro paese si presti particolarmente a favorire un'integrazione legale, no? Proprio perché anche lì sì, ma... c'è un approccio proibizionista. Ma perché in realtà l'Italia, cioè il governo italiano e i governi che si sono succeduti hanno sempre fatto una politica, come dire, buona da un lato, ma che escludeva dall'altro sempre, cioè escludeva in maniera indiretta dall'altro chi veniva. E tra l'altro sì, è una politica proibizionista che poi va rendendo sempre, come dire, tenendo sempre molte persone in uno stato, come dire, a bagnomaria, tenendoli in una situazione di clandestinità o di semiclandestinità, naturalmente queste persone non possono integrarsi nemmeno dal punto di vista lavorativo, perché risulterebbero sempre, come dire, clandestini. Tra l'altro chi li assume, molti imprenditori che rispettano le leggi non li assumerebbero, e quindi finirebbero poi nelle maglie della criminalità organizzata, di imprenditori senza scrupoli, eccetera eccetera. Cioè tutto dipende dal senso di legalità che e dal rispetto delle leggi, dal far rispettare le leggi e da quello che i radicali dicono da 60 anni, 70 anni, cioè da sempre. E quindi il problema dell'immigrazione non è solo un problema italiano, ma chi sale il mondo, diciamo. Chi viene da... Probabilmente da una soluzione da parte solo del singolo Stato nazionale è destinata a scontrarsi contro quello che è un fenomeno epocale, che è quello della globalizzazione anche degli individui, non solo delle merci. Ma non solo della globalizzazione, anche da fenomeni, cioè dai limiti che sono stati ormai superati, sono quelli della demografici, cioè ci sono delle aree... L'Italia non ce l'ha questo problema, però ci sono i paesi in via di sviluppo, i paesi poveri che hanno raddoppiato, triplicato la loro popolazione, che naturalmente
come molte di queste persone vedono nell'Occidente o nei paesi ricchi una maggiore speranza di vita, quindi risalgono il mondo, risalgono e si ritrovano sempre in una situazione di povertà. È un problema che va affrontato su due piani differenti, secondo me. Sul piano europeo, e quindi l'Europa deve, come dire, lavorare in questo senso, deve cercare di stabilire dei criteri validi per tutti gli stati membri, e poi è un problema anche del governo italiano, dell'Italia in generale, che in fondo lo stivale è come dire, facilita anche, no, le transizioni, il transito dalla sponda del colonnello fino all'Europa. Cioè, il problema dell'immigrazione, tu dicevi prima se gli immigrati sono delle risorse se si integrano, se la tendenza è quella all'integrazione. Ora, a proposito di immigrazione, vi dico semplicemente questo: il governo, molti tipo Saccucci, Sacconi, si riempiono la bocca quando si parla di scelte che si fanno. Ora, nessuno parla però di quello che sta facendo il governo, cioè sta chiudendo le scuole serali, veramente sul serio. Ora, chiudere le scuole serali che cosa significa? Significa escludere qualsiasi possibilità, per esempio, agli immigrati che hanno intenzione di imparare la lingua, anche di socializzare, di integrarsi con gli italiani, significa togliere proprio, cassare definitivamente questa possibilità e quindi marginalizzarli sempre di più, tenerli sempre nei soliti ghetti, eccetera, eccetera. E quindi dico, che fare? E secondo me bisognerebbe, anziché fare operare queste scelte scellerate, no, di chiusura dei corsi serali, bisognerebbe invece potenziare, migliorare il servizio, che può anche essere servizio privato, però stento a crederci che ci siano i privati interessati a questi ambiti, e lì lo Stato deve essere attivo in prima linea, potenziando le scuole serali, che non sono poi, non devono essere soltanto scuole in cui si cerca di fare apprendere la lingua, ma anche le professioni, cioè anche dare la possibilità, cioè un immigrato, uno che arriva qui magari come clandestino e che si riscatta, cioè deve avere anche la possibilità poi di emergere, se è bravo, di studiare. Io ne ho avuti tanti di studenti immigrati in questi anni, e devo dire che adesso e aumentano sempre di più, però con le scelte che questo governo sta facendo e che intende fare, portare avanti con le attuazioni, con le norme attuative, penso che ci sarà poco da sperare. Anzi, bene Giuseppe, ti ringraziamo. I tuoi 5 minuti anche qui sono trascorsi con un piccolo, abbiamo sforato di un minuto. Salutiamo, e poi per riascoltarlo tra un po', Giuseppe Simone, e ci colleghiamo col nostro terzo invitato, il nostro terzo ospite, che è Giovanni Bastianelli. Lo chiamiamo subito, ripeto, stiamo sperimentando un nuovo format che è quello che si chiama Radical Bar. Radical Bar prevede vari temi al centro della discussione tra più ospiti, e adesso stiamo parlando di immigrazione, ed ecco Giovanni Bastianelli che ci potrà dire se secondo lui l'immigrazione è una risorsa oppure un problema. Dal mio punto di vista l'immigrazione è una grandissima risorsa, questo perché in Italia, specialmente per quello che vediamo, esistono determinati mestieri che un italiano si rifiuta praticamente di svolgere, o si rifiuta oppure perché non gli va, perché lo ritiene troppo, perché ecco Giovanni. Sì, mi senti? Adesso sì, non ti sentivamo più. Ah, ok. Possiamo fare esempi che riguardano l'aspetto del
la raccolta nei campi. Adesso quanti sono gli immigrati regolari, gli immigrati, parliamo di immigrati in questo caso, rimaniamo generici, gli immigrati che vanno nei campi a fare questi lavori stagionali, e quanti sono gli italiani effettivi che lo fanno. Se uno va a vedere il rapporto, un tempo erano 30 anni fa erano solamente italiani, adesso sono solamente persone straniere che vengono qua appunto per fare questi lavori e per portare dei soldi a casa. Adesso l'immigrazione, io c'ho tantissime cose a dire sull'immigrazione. Possiamo innanzitutto parlare del come viene gestita in Italia. In Italia viene gestita nel peggiore dei modi. Abbiamo i famosi CIE che sono praticamente stati quasi definiti dei lager, non da me, ma posso citare anche queste fonti. Oppure abbiamo anche questo famoso reato di immigrazione, che è la più grande aberrazione italiana. Tutta italiana come aberrazione, eh? Ah, sì, ma noi abbiamo il primato mondiale di aberrazioni legislative. Su questo devo dire, abbiamo questo triste primato perché, come prima diceva, mi pare che fosse Gianni, gli immigrati che pagano 5-10 mila euro questo loro viaggio della speranza o della disperazione, a seconda dell'obiettivo, del motivo per cui uno fa questo viaggio, può essere della speranza per trovare una nuova vita migliore perché cercano di portare qualcosa a tavola, o della disperazione perché vogliono sfuggire da una guerra civile, arrivano in Italia e si ritrovano con questo reato di immigrazione che prevede una multa dei 5-10 mila euro. Allora, io trovo che sia, ecco, è qua l'aberrazione, perché la multa è praticamente la cosa più inutile di questo mondo. Sono persone che non hanno i fondi, hanno lavorato tutta la loro vita per raccimolare i soldi per poter raggiungere l'Europa, perché non solo l'Italia, l'Europa, perché loro anche l'immigrazione avviene anche attraverso i paesi del trattato Schengen, certo, della zona Schengen, e poi arrivano in Italia, ma pagano questi 5-10 mila euro, arrivano in Italia, gli viene imposta questa multa di 5-10 mila euro che loro non potranno mai pagare. Allora questa multa a che cosa serve? Se loro non hanno soldi tanti, per pagare. È una delle tante norme facciata, no? Che appunto per questo è un'aberrazione, perché è una cosa, è palesemente inutile. Una persona che non ha i soldi, che a malapena ha i soldi per arrivare qua in Italia, una volta che li ha spesi non ha più niente, come fa a pagare questi altri 5-10 mila euro di multa stabilita dallo Stato? Capiamo bene tutti quanti che è una presa per i fondelli, tipicamente all'italiana. Su questo siamo molto bravi. Altra cosa, io penso che l'immigrazione domanda principale. Allora, prendiamo l'esempio di un immigrato di un paese asiatico. Dalla Cina, se non sbaglio, adesso vado un attimo a vedere i miei dati, dalla Cina abbiamo 181.000 immigrati, dati 2010. Va bene? Allora, mettiamo su questi 181.000 cinesi. Qual è la fonte? Scusa Giovanni, qual è la fonte? Istat. Ok, quindi ce ne sono molti altri che non sono regolari. Sì, queste sono le principali comunità residenti in Italia. Su questo, questi sono quelli regolari, però io mi sto basando sull'immigrazione regolare, perché quella clandestina è un'altra cosa ancora, perché iniziamo a vedere quella regolare come si potrebbe già migliorare e magari riusciamo anche a trovare la soluzione per quella irregolare. Certo. L'immigrazione regolare, su questi 181.000 cinesi, quanti di loro parlano italiano prima di arrivare in Italia? Secondo me sarebbero meno dell'1%, perché io adesso ho preso l'esempio dei cinesi della Cina, perché effettivamente il cinese è una lingua che si discosta molto dalla lingua italiana, perché altrimenti avrei potuto prendere quelli del Sud America, però loro hanno una lingua che si avvicina grosso modo e quindi riescono anche a cavarsela un po' meglio. Però secondo me uno dei primi requisiti per poter ottenere un visto per un immigrato, quindi un visto di residenza stabile in Italia, il requisito principale è conoscere la nostra lingua, la nostra cultura, perché
per questo permetterebbe loro un'integrazione più semplice. Allora, in certe ambasciate, in certi consolati, sono previsti dei corsi anche gratuiti per imparare la lingua e la cultura italiana. Però, e questi corsi, attraverso questi corsi, uno potrebbe anche avere delle facilitazioni, potrebbe essere una facilitazione conoscere la lingua. Questo perché alla fine permetterebbe all'immigrato di integrarsi, di trovare più facilmente un lavoro, di essere una persona che non dovrà per forza ricorrere all'oscurità per muoversi, ma potrà camminare tranquillamente alla luce del giorno. E facciamo un esempio banalissimo: chiedere un'indicazione oppure fare un colloquio di lavoro. Fare un colloquio di lavoro in italiano per una persona che parla italiano e cinese? Sì. Per una persona che parla italiano e cinese è importantissimo. Assolutamente. Intanto il tempo è trascorso, io sto aggiungendo alla nostra conferenza anche, ho aggiunto anche Gianni Colacione e Giuseppe Simone. Comunque concludi il concetto, Giovanni. Allora, quindi, dal mio punto di vista, andare a parlare, conoscere la cultura e la lingua del paese dove si vuole di destinazione, per una persona effettivamente immigrato regolare sarebbe un grandissimo passo avanti per noi, perché sono loro che poi dopo vengono a insegnarci qualcosa a noi, perché loro già parlano la nostra lingua, ma noi non conosciamo la loro di cultura. Conoscere più culture, questo permette a noi di aprire il nostro spirito e quindi di avere una visione d'insieme molto più ampia. Automaticamente le aziende tutte le aziende e i datori di lavoro sarebbero pure più invogliati a prendere una persona che parla non solo l'italiano ma anche una lingua straniera, che è un grande passo avanti, soprattutto in un concetto, in un mondo globalizzato come il nostro. O ancora, poi dopo c'è anche da dire delle cose sul colonnello, il famoso colonnello Gheddafi, che chiede 5 miliardi di euro annui per non riempirci di immigrati clandestini. Pure questo, l'Italia è praticamente vittima di questo strozzino che ci sta... che onoriamo peraltro, con... Guarda, c'è il fatto di sapere che lui ha avuto la laurea honorem causa in giurisprudenza, cioè è questa la cosa che a me ha fatto venire i brividi. Adesso diamo le lauree di giurisprudenza a cani e porci, ma soprattutto porci. Ok, Gianni, cos'hai da dire a tal proposito? Beh, adesso qua sul tema che Gheddafi sarebbe veramente lunga, perché... Però è strettamente... giurisprudenza, un porco! sì, no, ma... No, c'è da dire questo... Io adoro la cultura musulmana, ma lui è un porco! C'è da dire questo, che l'esempio di Gheddafi dà proprio la cifra, se vogliamo, di quello che è il tipo di politica di immigrazione, di contrasto all'immigrazione, secondo quelle che le parole usate dal nostro benamato governo, sia ormai fallimentare, sia la frutta, perché si arriva al punto di dover ricoprire di oro un pericoloso, pericolosissimo dittatore o un porco, come dice Giovanni, come Gheddafi, è capace di tutto, insomma. Gianni, a te la parola, scusami. No, nulla, questa cosa di Gheddafi, tornando al... Scusate, posso chiedere una cosa? Non chiamatelo Gheddafi, chiamatelo il porco, perché uno che ci chiede 5 miliardi di euro all'Europa, e noi che gli ridiamo, pure noi siamo dei porci, uno che ci chiede 5 miliardi di euro all'anno... Sì, è uno scandalo. E tutto passa sotto silenzio, poi. Questo è da ancora più denunciare, insomma. No, è andato sui giornali. No, ma nessuno dice nulla. No, appunto, sotto silenzio. Nessuno mette... si sta così attenti alle spese dello Stato e quando poi, di fronte a una cosa così macroscopica, tutto viene dato la notizia, ma tutto viene dato sotto silenzio. Cioè, nessuno che faccia un'inchiesta scandalistica, un'inchiesta giornalistica, volevo dire... su come vengono poi spesi questi soldi dalla Libia, ad esempio. E io pago Gianni, scusa, posso prego Giuseppe, prego, le interruzioni sono ammesse, anzi sono necessarie le interruzioni. Vai.
Allora, l'inchiesta giornalistica il porco non la farebbe, non darebbe spazio a nessuno per fare, perché manca l'ABC dei diritti. Cioè, il problema non è Gheddafi, il problema è l'Italia. Sono d'accordo. Gianni. Ma, questo è un bel argomento. Io, per quanto riguarda appunto quest'ultima cosa dei 5 miliardi, Gheddafi sicuramente, se ottenesse questi soldi, io potrei ragionevolmente prevedere che li utilizzerebbe in malo modo, comprerebbe credo armi, non certo investirebbe per quanto riguarda il suo, cioè regolare il flusso, ridurre il flusso di clandestini. Quindi poi bisogna vedere anche se quanto questa richiesta, eventuale soddisfazione di questa richiesta, sia frutto di uno scambio di tipo privatistico tra il nostro Presidente del Consiglio con sì, infatti poi si torna tutto quanto però al suo discorso. Volevo soltanto dire una cosa, un'ultima cosa che al volo. Tutto questo è vero, per carità, non, però io una cosa che vorrei dire è che senz'altro questo, una politica a lungo respiro di sviluppo delle aree depresse del mondo comporta una spesa, comporta spese, comporta soldi, e soprattutto la cessazione del nostro proibizionismo che offusca lo sviluppo di queste aree. Ma anche da un punto di vista agricolo ci sono delle aree dell'Africa che producono ma non trovano mercato, quindi non nulla è a costo zero, ecco questo voglio dire, sì. È che chiaramente i soldi devono andare nelle mani giuste, e questo è il problema. Ma adesso, sempre parlando di migrazione, io mi ricordo c'era un episodio in cui la Lega, in Italia ci abbiamo anche un sacco di migrati di religione. La religione musulmana, così come è scritta nel Corano, ci siamo fatti definirla come una bellissima religione, perché permette una condivisione di cultura notevole. Io abito vicino alla moschea, spesso frequento il mercato vicino alla moschea il venerdì mattina e il primo pomeriggio, e vedo un ambiente di condivisione, di convivialità, di benessere tra la gente che è spettacolare. Adesso la strumentalizzazione che si è fatta del mondo musulmano come un mondo ostile e terrorista, anche questo nei confronti degli immigrati di religione musulmana è una grandissima aberrazione, grandissima, perché praticamente andiamo a smembrare, a torturare quello che è la nostra Costituzione, dove stabilisce che l'Italia ha libertà di religione. Si toglie questa libertà di religione. E adesso come si potrà mai porre un rimedio vero e proprio? Perché quando uno vede in certe zone del nord governate da ambienti di bassa lega, perché sono dei leghisti, politici leghisti, io tendo a definirli dei cialtroni e dei pecorari, perché anche troppo di pecorari, proprio sono dei pecorari che tra l'altro fanno un nobilissimo mestiere e producono dell'ottimo formaggio. Sì, d'accordo, ma non possiamo dire che un pecoraro ha la cultura, io parlo a livello culturale, non ha la stessa cultura, consapevolezza di quella che può avere invece un manager. Non è che un pecoraro per me è un imbecille. Però insomma, appunto, diciamo, quello che dico io, quello che voglio dire io è che alla fine questi leghisti che hanno, anzi sinceramente mi sembra quasi offensivo per i pecorari, infatti, perché loro hanno anche un minimo di hanno l'onestà in confronto ai leghisti, infatti è quello che manca, è la buona fede che manca. Sì, non ti sentiamo più, Giovanni. Giovanni? Mi senti? Adesso sì, adesso sì. I leghisti non hanno né la cultura né l'onestà, e li abbiamo fatti andare al governo. Li abbiamo fatti andare al governo dei pecioni.
Beh, sempre, quando, sempre originale nella scelta degli aggettivi. Quando scarti, no, sono dei pecioni, perché non hanno, non sanno neanche cosa vuol dire un ambiente internazionale, un ambiente europeo. E loro che vanno a fare tanto i federalisti. La federazione europea per loro è carta straccia, non sanno neanche cosa vuol dire federazione europea. Se loro vogliono già dire l'Italia, gli italiani sputano sull'inno, sputano all'inno, sputano sulla bandiera e poi vanno a dire l'Italia. Ma sono dei pecioni, e scusatemi, sono anche, sto usando dei termini, anche dei dolci eufemismi. Ma scusami, siccome io sono romano d'adozione da poche settimane, che vuol dire pecione? Pecione vuol dire praticamente, è un come potremmo definirlo? È un dispregiativo molto forte. Ah, okay. Deriva da pecetta. Pecetta? La pecetta è la toppa. Ah, la toppa. Sì. E quindi i pecioni sono quelli che mettono le toppe? Sì. No, sì. Sono quelli toppati. Toppati? Nel cervello. Ah, ho capito, ho capito. Posso fare un intervento in merito alle toppe? Sì, vai, ci sta proprio bene. Quello che in realtà erano gli italiani, popolo di, come dire, che ha la memoria corta e si distingue proprio per questa caratteristica nell'ambito internazionale. L'8 settembre del 1943 gli italiani erano scalzi, tutti, anche quelli che, anche i ricchi. Era un paese distrutto, non c'era più niente. Eppure lentamente è riuscito poi a ricostruirsi. Oggi il problema dell'immigrato, dell'immigrazione, è anche un problema antropologico, cioè noi o anche le nuove generazioni non riescono proprio stimare, ad apprezzare il diverso, quello che è povero, quello. Io lo vedo ogni giorno sui treni, per strada. Cioè, è un popolo di parvenu che in realtà quando vede i poveri, i nuovi poveri, gira la testa dall'altra parte, quindi è un problema. Poi naturalmente c'è tantissima brava gente che quando può li accoglie, li aiuta, però il problema è fare in modo che questi popoli, queste persone si integrino veramente. Ecco, vorrei vedere quando, per esempio, un agente di polizia, un carabiniere, un militare possano essere di colore in Italia, quando il sindaco possa essere di colore. E così come stanno le cose, penso che ci vorrà moltissimo tempo affinché questo diventi realtà. Perché? Perché sul piano internazionale noi non contiamo nulla oggi. Lo avete visto con quello lì, con il leader. Beh, con la Libia, diciamo, abbiamo un asse, no? Abbiamo proprio dimostrato, cioè, non, l'Italia sul piano internazionale oggi non conta assolutamente nulla, un fico secco. Deve arrivare giusto Gheddafi a rilanciare l'ipotesi di un seggio permanente all'ONU per l'Italia, cioè l'unico sponsor che abbiamo è Gheddafi al momento. Sì, e poi c'è l'altro, quello lì, Vladimiro. Vladimiro, sì, Vladimir Putin. Ma questa è, cioè, questo è quello che l'Italia riesce a produrre. E naturalmente, voglio dire, c'è qualcuno che fa un gioco sporco e che rimette il destino o la di questi qui che amano le tende, eccetera, eccetera. Poi per il resto, sì, chiamali come ti pare, cioè per me uno che chiede 5 miliardi di euro all'anno per non inviarci barconi di immigrati, ma è guarda un porco che vuole guadagnare sulla pelle dei poveri immigrati. Giovanni, anche se lo avesse fatto e detto qualcun altro al posto di quello lì, il governo avrebbe ceduto lo stesso, cioè avrebbe dato senza un disegno, di politica internazionale.
E questo è il problema. Il problema, prima dicevo, è l'Italia, non è né la Libia, né l'Algeria, né l'Albania, né la Grecia, né la Turchia, è l'Italia. È quello che noi oggi sul piano politico, della politica interna ed estera, sappiamo fare, cioè siamo degli inconcludenti. Abbiamo degli inconcludenti che anche in alcuni, poi non voglio entrare nel merito delle competenze che ciascuno di noi ha, però siamo davvero degli inconcludenti e lo dimostriamo costantemente ogni giorno. Ecco, gli unici slanci di politica internazionale davvero interessanti, che però in Italia non hanno, non riescono ad avere molte sponde dal punto di vista politico, sono quelli che fa il Partito Radicale, tant'è vero che poi non a caso direi che è stato molto interessante questa discussione sull'immigrazione, ha offerto tanti stimoli per possibili approfondimenti. È finito il tempo dell'agorà e riprenderemo adesso il quarto argomento, che è quello della salvaguardia ambientale. E quindi ricominciamo il giro degli interventi, cominciamo come di consueto con Gianni Coracione, quindi provvediamo subito a contattarlo e proprio per dare avvio alla prima. Ecco Gianni, ci senti? Sì, sì. Sempre io per primo sono. Allora. Sì, hai quest'onere e quest'onore. Eccoci qua. Ecco Gianni Coracione, lo mandiamo subito in video, anche in video. Ecco Gianni, terzo argomento, salvaguardia ambientale. Allora, beh, mi sentite bene? Io ti sento, tu mi senti, Roberto? Mamma mia. Vado? Ti sentiamo perfettamente, Gianni, ah, scusa, okay. Un colpo di tosse. Ah, niente, no, dunque io, vabbè, sono tutte quante delle grandi piaghe questi argomenti che oggi trattiamo per l'Italia, perché sono degli argomenti veramente in cui la politica italiana, io credo di ogni tempo, si sia contraddistinta in assenza di un progetto, in assenza di una adeguatezza. In tema della politica ambientale, forse è un argomento che ci vede esposti e colpevoli tutti noi italiani, anche individualmente considerati. Io ho sempre pensato che l'Italia, dei mille comuni in passato, delle signorie, degli staterelli nazionali, eccetera, abbia prodotto in realtà oggi come oggi 55-60 milioni di individui, difficilmente definibili come popolo. Siamo 60 milioni di persone che stanno ognuno dentro le proprie case, all'esterno delle quali è un territorio di nessuno. Tutto ciò che è di tutti è appropriabile o offendibile in qualsiasi modo. E il territorio, a mio parere, è una di queste cose, purtroppo, che è stata sempre considerata di nessuno, in realtà era una cosa di tutti, e andava difesa, e invece è sempre stata offesa. Non tutelata fondamentalmente dalle autorità, se non va bene con delle norme che sono sempre rimaste sulla carta, tanto per tornare al discorso iniziale, anche quelle di tutela dell'abusivismo, eccetera, per l'abusivismo e così via. Ma in realtà è proprio un discorso sempre individuale, di coscienza individuale, a mio parere, che è sempre mancato. Dalla semplicissima, ecco, politica sbagliata del, non lo so, sporcare ovunque, non utilizzare spazi appositi per esempio per i rifiuti, cioè la coscienza individuale, secondo me questo è un settore dove massimamente la coscienza individuale è mancata. Questo ovviamente trasferito in prospettiva a anni di comportamenti tra virgolette allegri, in realtà italicidi io li definirei, ha comportato lo sfascio totale. La politica è sempre quella che in qualche modo ci siamo
che gli italiani si sono scelti, i personaggi sono quelli, sono riusciti sempre a imbambolare l'elettorato e su questo tema ovviamente non si è mai avuto un approccio decente, se non quando poi arrivano le emergenze con l'acqua alla gola e si scopre che ormai in certe aree non ci sono più zone verdi che non insistano su ex discariche abusive, oppure le falde acquifere sono tutte quante inquinate, ma quando si arriva con l'acqua alla gola all'emergenza ormai è tardi. Ma visto che hai portato l'esempio, Gianni, dell'acqua alla gola, quando per esempio, visto che sta per arrivare la stagione delle alluvioni, quando succedono le alluvioni, le frane, eccetera, nessuno... Io ho una chiamata di Giovanni, non so se ti risulta. No, non ti preoccupare, la gestisco io da qui le chiamate. Ok, ok, va bene. E dicevo, quando ci sono le alluvioni o le frane, allora poi si arriva a dire per l'appunto l'ambiente, eccetera, eccetera, sì, con la cementificazione dei fiumi. Sì. È un'indicazione interessante che mi dai. Io, ovviamente, i drammi che accadono a sicuro, perché la terra non è una cosa morta, non è una... Anche le pietre hanno un qualcosa di vivo, e anche la terra in qualche modo... è viva e si modifica anche naturalmente col tempo. Quando poi viene offesa, accadono questi drammi. Quando poi ulteriormente viene offesa, diciamo proprio da un punto di vista anche di deforestazione, eccetera, capitalizza si stratifica un utilizzo del territorio, come il costruire ovunque, dove si vedeva un poggio una volta, si costruiva perché era bella la vista, senza porsi il problema, senza cosa ci fosse sotto, se era una zona più o meno esposta o adeguata, è chiaro che poi accadono i drammi. E questa qua è una cosa che volevo dire anche un po' polemicamente rispetto a molte popolazioni spesso che vengono danneggiate da queste, soprattutto credo nella zona di Messina recentemente ci sono state alluvioni, eccetera. E la ricostruzione dei centri, ovviamente non può rispettare le scelte, le stesse location in qualche modo, se queste si sono dimostrate assolutamente inadeguate a ricevere degli agglomerati urbani, insomma, o edifici, eccetera. Ovviamente bisogna ricostruire in un modo, e lo stesso per quanto riguarda l'Aquila o che riguarda il terremoto, anche lì che è espressione di una terra viva, bisogna poter, ovviamente si deve ricostruire in un modo adeguato, e anche qui il distruggere e ricostruire potrebbe anche essere un'idea, ovviamente se poi si ricostruisce seguendo certe norme, non come certi Leonardi dell'era moderna, diciamo. No, certo, certo. Ok, Gianni, ti ringraziamo per il tuo contributo e andiamo subito a sentire, salutando Gianni Colacione, lo rivedremo dopo nell'ultimo blocco, e andiamo a chiamare il secondo nostro ospite, e questa volta chiamiamo Giovanni Bastianelli come secondo. Anche questo argomento, quello della emergenza, della salvaguardia, diciamo, dell'ambiente, un argomento centrale, e che è divenuto centrale anche, come lo è stato in passato, ma lo è divenuto anche di recente per quanto riguarda l'iniziativa politica radicale. Ma non voglio sottrarre tempo a Giovanni Bastianelli. Vai, Giovanni, di la tua. Allora, sulla salvaguardia ambientale ci sono tre punti che io trovo abbastanza importanti. Uno è il nucleare. Per quanto riguarda l'Italia, l'aspetto dei rifiuti sempre per l'Italia, invece a livello un po' più globale, dato dalle imprese, dalle automobili. Dal punto di vista del nucleare, in Italia si parla tanto nucleare sì, nucleare no. Adesso andiamo a vedere un attimo com'è la situazione italiana per quanto riguarda l'aspetto del terreno sulla placca continentale. L'Italia è un paese sismico, e lo vediamo quotidianamente, ancora oggi ci sono state altre scosse sismiche per quanto riguarda l'Abruzzo. Un paese sismico dove uno mette una centrale nucleare, beh, noi ogni volta che abbiamo una scossa di magnitudo almeno 4-5, siamo a rischio Chernobyl. Per quanto possa essere buona questa centrale, però è sempre un rischio da tenere in grandissima considerazione, perché adesso siamo fortunati che ci abbiamo delle scosse di 4-5, per quanto possono essere dannose, per quanti danni hanno potuto fare, perché se ci abbiamo una centrale nucleare ci arriva una scossa di magnitudo 7, in questo caso iniziamo a preparare i rifugi antiatomici.
Adesso, e quindi dobbiamo trovare delle alternative al nucleare. Una di queste alternative potrebbe essere l'energia eolica oppure le dighe. Adesso non so le dighe come siamo messi, però. Guarda, l'impatto ambientale che può avere un'esplosione nucleare non è minimamente paragonabile. Quindi a livello di rischio, perché in realtà è vero che uno per montare una pala eolica dovrà abbattere un certo numero di alberi, che poi neanche sono tanti. Effettivamente su migliaia di alberi uno sacrifica alcuni di questi alberi per costruire una pala eolica. È vero, costruendo centinaia di pale eoliche. Pronto, pronto, pronto? Ok. Sarà un problema di linea, probabilmente. Abbattendo un certo numero di alberi, è vero che ha un impatto sull'ambiente, ma è anche vero che questi alberi che uno abbatte li potrà piantarne altri fuori dall'area in cui sono collocati questi pali. E questo è uno degli esempi. Poi c'è l'esempio rifiuti, che io adesso non sono molto preparato su questo argomento, però effettivamente consapevolizzare, responsabilizzare la popolazione su una buona raccolta differenziata potrebbe già essere un buon inizio. L'aspetto più importante, secondo me, è l'aspetto smog macchine. Ok? Sì. L'aspetto delle macchine sono alquanto sbalordito dal vedere, da contare il numero di prototipi che sono stati fatti, prototipi funzionanti di macchine a vapore, a olio, elettriche, a impatto zero, a energia solare, che sono state create e però non sono mai state commercializzate. Adesso, questo magari... Grossi interessi si agitano dietro. C'hanno prima da rivendere tutti i pezzi di ricambio fatti per le auto tradizionali, diciamo, no? No, è ben peggio, perché comunque ci sono proprio le compagnie petrolifere dietro che avrebbero un grandissimo scacco se iniziassero a uscire in commercio delle macchine elettriche dove un pieno uno lo paga 5 euro e ti dura una settimana. No, mi sembra un po' troppo ottimistica come previsione, un pieno 5 euro. No, non è una previsione, è un dato di fatto, non è una previsione. Se fosse una previsione, sarebbe, possiamo dire, cioè una previsione di questo genere, sarebbe una previsione anche bellissima, ma non è soltanto una previsione. Hanno fatto dei prototipi che con 5 euro di elettricità uno faceva il pieno per la macchina, e questo mezzo di trasporto andava alla grande. Mm-hmm. Ok? Andava alla grande. È vero, non raggiungeva delle velocità da Formula 1, non raggiungeva la velocità di un Ferrari o di una Porsche o di una Mercedes o di tante altre macchine di lusso. Se non faccio l'elenco perché sono troppe, il tempo è poco. Però uno potrebbe avere comunque delle buone prestazioni di una macchina che arriva fino a 100, 120, 130 km orari. E ecco, cala la mannaia dei 5 minuti anche su Giovanni Bastiarelli, che salutiamo, e adesso c'è l'ultimo collegamento per poi fare la gora finale con tutti quanti. L'ultimo collegamento lo facciamo sul tema della salvaguardia ambientale con Giuseppe Simone. Anche qui ci sarà, vediamo, questa volta dovrebbe mandarci direttamente il video come ha fatto l'altra volta. Intanto io mi scuso per i miei occhiali da sole, ma una bruttissima congiuntivite mi ha colpito e quindi sono costretto a stare con gli occhiali da sole.
Ecco Giuseppe che ci chiama, lo mettiamo subito in video. Ecco Giuseppe, sei in video, di la tua sulla salvaguardia ambientale, un po' non so se hai sentito quello che è stato detto fino ad ora. È caduta poi la linea, ma non si ascolta quasi nulla. Cioè. Sì, devi andare sulla pagina della Web TV per ascoltare i 5 minuti degli altri. No, invece tramite Skype, stavo ascoltando prima tramite Skype, ma non riuscivo proprio ad ascoltare bene. E quindi non ho seguito salvaguardia ambientale, quindi abbiamo parlato un po' di nucleare, di eolico, e abbiamo parlato, tra l'altro tu vieni sfondate porte aperte nel sei di una regione, no, siccome appunto no, ma ho scritto l'appello che tra l'altro ha preso anche, ma non in tempi non sospetti, cioè non ora, quando tutti quando effettivamente poco si può fare. Ma diversi anni fa, nel 2004-2005, fummo artefici con l'Associazione Radicale di Bari, che tra l'altro coinvolse anche altri ambientalisti della Daunia, altri di compagni di anche di Lecce, perché partecipò a queste riunioni che facciamo anche Marcello Secli. Ed altri, e poi tra l'altro invitammo pure Giovanni De Pascalis, avremmo un incontro con l'assessore all'ambiente della Regione Puglia per discutere di quello che si andava dipanando in materia di eolico selvaggio. Abbiamo fatto un appello che ha raccolto parecchie adesioni. Questa è storia del 2004-2005. Io tra l'altro personalmente ho presentato anche un esposto alla magistratura di Trani, alla procura della Repubblica di Trani, che dopo diversi anni ha avuto un, come dire, sembra che abbia avuto seguito, però in realtà dopo che sono state completate le opere. In Puglia, come anche in altre regioni dell'Italia meridionale, l'eolico ha devastato il paesaggio storico in sostanza, quindi se vogliamo ci possiamo riagganciare anche al tema dell'urbanistica, con una modalità, diciamo, fino ad ora sconosciuta agli addetti ai lavori, cioè si costruivano degli impianti, dei mega impianti eolici, delle torri alte 120 metri, eccetera, eccetera, con delle semplici autorizzazioni. Voi pensate, tutti avete visto, visitato, visto il Castel del Monte, che è patrimonio tra l'altro dell'UNESCO. Ecco, il Castel del Monte si trova su una collina, sul cucuzzolo di una collina, con un paesaggio storico secolare che si conserva da secoli intorno, in cui Federico II, in quella fitta boscaglia, praticava la caccia, in pratica. Quel paesaggio è stato devastato da un impianto con qualcosa come o 90, adesso non le ho contate tutte, comunque c'è una fitta selva di pale diciamo in direzione di Minervino Murge, nel territorio di Minervino Murge, che sono state costruite e che stanno ancora in fase di costruzione, cioè un cantiere. La Procura della Repubblica un anno fa ha aperto un fascicolo su reati connessi alla corruzione di pubblici funzionari in merito a queste segnalazioni esposti che avevo fatto io, ma anche altre associazioni avevano fatto, sulla questione delle licenze e delle autorizzazioni. Ma gli imprenditori vanno avanti, e non solo, io poi ho, diciamo, non dico abbandonato la questione, però per altre anche cose mie personali ho smesso un po' di essere battagliero sul tema, e non vi nascondo che in questi anni molti ho ricevuto anche minacce, offese, contumelie. La mia posta elettronica per un certo periodo scusate, si è riempita di gente che mi scriveva e che diceva che ero io, in fondo in realtà difendevo il paesaggio storico, no? E il paesaggio
che è immortalato nei film come c'era una volta con Omar Sharif e la Loren, Sofia Loren. Non so se ve lo ricordate, c'era il San Giuseppe da Copertino che volava sui paesaggi della Daunia, della Basilicata e della Puglia, ripreso con le telecamere montate sugli elicotteri, e che tra l'altro è stato immortalato anche da Folco Quilici negli anni 70 con delle riprese aeree fatte sempre con l'elicottero e sponsorizzate, immaginate un po', dalla ESSO Italia. E la salvaguardia ambientale, ecco, Giuseppe, connessa un po' alla nostra, diciamo, al nostro egoismo, Giuseppe, mi senti? Come dire, mi senti, Giuseppe? Rispetto per gli altri, per quelli che ci sono e per quelli che verranno, è anche un legato, ecco, all'educazione che si riceve. Quando prima dicevo che in realtà, mi senti, Giuseppe? Gli italiani è un popolo smemorato, cioè un popolo che ha difficoltà a ricordare, così, cioè noi stiamo sciupando, devastando, distruggendo tutto quello che abbiamo ereditato. Pronto, mi sentite? Sì, Giuseppe, tu ci senti? Ci senti, Giuseppe? Pronto? Giuseppe, dovresti sentirci, ci senti? No. Sì, facciamo così. Allora, è trascorso, intanto io metto tutto schermo, potete vedere, ecco, rispondiamo a Giuseppe Simone. Giuseppe, ci senti? Giuseppe? Un attimo solo, ci senti, Giuseppe? Sì, adesso sì, ma voi avete sentito quello che dicevo? Sì, abbiamo sentito tutto perfettamente. Intanto, e io invece no, non sentivo proprio, cioè non c'era ritorno. No, ma infatti non doveva esserci. Allora, intanto vedete, accanto a me c'è anche Luca Bove, che è venuto a trovarmi, segretario dell'Associazione Radicale di Caserta, Legalità e Trasparenza. Ciao. Adesso, a questo punto, siccome mancano gli ultimi 10 minuti, Giuseppe, se sei d'accordo, io allargherei la finestra informativa anche a Gianni e Giovanni, così poi tiriamo un po' le somme di tutto quello che abbiamo detto. Ce ne dobbiamo andare, io devo andare in campagna, i frati... Proprio per questo, visto che ci sono le tue querce che ti aspettano. Aggiungiamo Giovanni Bastianelli e aggiungiamo anche Gianni Colacione a questa conferenza. Intanto vediamo che Matteo Menardi, che aggiungi un po' al bar. È praticamente sì. C'è Giovanni che ci ha raggiunto, vediamo Gianni Colacione che se si aggiunge anche lui alla conferenza. Niente, vi devo richiamare tutti, ragazzi. Allora, richiamiamo Gianni Colacione per primo, perché altrimenti non è possibile aggiungere alla conferenza. Vediamo se ci risponde, se ha dei problemi. Gianni, ci senti? Sì. Ecco, io sono qui con Luca Bove, che però non ti può sentire perché abbiamo solo un paio di cuffie, però lo facciamo vedere. Ci sarà uno spazio per Luca sicuramente. Ciao. Nel pomeriggio. Ecco, e aggiungiamo gli altri anche alla conferenza e cerchiamo un po' di tirare le somme su quello che abbiamo detto fino ad ora. Allora, aggiungiamo Giuseppe Simone e aggiungiamo Giovanni Bastianelli. Giuseppe, ci sei? Sì. Ok. Allora, sulla salvaguardia ambientale, veramente, ecco, c'è anche Giovanni adesso. Ne abbiamo dette, abbiamo diciamo affrontato il tema della salvaguardia ambientale veramente sotto vari punti di vista. E quali sono gli argomenti su cui non vi siete trovati d'accordo? Ad esempio, c'è qualche argomento, non so, sull'eolico, per esempio, su cui Giovanni insisteva molto, no? Individuando nell'eolico uno strumento con un contenuto, diciamo, attacco ambientale rispetto all'ambiente. Rispetto al nucleare. Rispetto al nucleare, naturalmente. Giuseppe, Gianni, Giuseppe, tu che vieni dalla terra dell'eolico. Guarda, sì,
Vabbè, nella terra dell'energia, ma io vivo in nella regione, forse l'unica regione che produce più energia di quanto ne spenda, ma molto di più. Ma guarda, questa quindi... qua è una cosa che dicono un po' tutti, non si capisce bene, con questo spauracchio del nucleare, ormai tutte le regioni sono diventate autosufficienti, almeno sedicenti autosufficienti. No, la Puglia, diciamo, noi poi tra l'altro abbiamo chiesto il piano energetico regionale, eccetera, eccetera, ti parlo di richieste fatte, avanzate nel 2005, adesso hanno avviato i lavori. La Puglia è una delle poche regioni italiane che produce molto di più. Sul serio, no, non volevo mettere in dubbio quello che dici, volevo dirti che questa cosa ormai la sostengono evidentemente anche in modo falso altre regioni, che tanto da far venire il dubbio, dice, ma allora questa energia che importiamo dall'estero a chi serve? No, non volevo dire che non era serve la Libia. Sì. No, ma è proprio questo il punto, è che non c'è veramente una gestione, come dire, sapiente, saggia delle risorse che noi abbiamo, ma non solo. Noi dovremmo puntare soprattutto sull'efficienza energetica, altro che nucleare, cioè noi abbiamo le risorse sufficienti per andare avanti. E su questo dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo lavorare soprattutto sull'efficienza energetica di tutto, sull'efficienza energetica degli edifici, a partire dagli edifici pubblici, sull'efficienza energetica delle macchine. E poi magari poi occorre veramente fare e mettere anche a disposizione di tutti, avere una serie di informazioni tematiche. Per esempio, molte regioni non hanno il piano energetico regionale, non c'è una cartografia sufficiente per comprendere qual è la rete regionale di distribuzione dell'energia elettrica. Non so se voi avete seguito i lavori della Basilicata. Recentemente in Basilicata c'è stata una conferenza sulla questione ambientale ed è intervenuto Pannella, Rita Bernardini ed Elisabetta Zamparutti, oltre che a Maurizio Bolognetti. Ecco, in quella sede Marco si può Pannella, trovare anche sul nostro sito la registrazione fatta da Marco Marchese di quell'evento. Ecco, quella riunione, quell'assemblea, in quella sede Marco Pannella, come sempre, ha, come dire, guardato lontano. Ma partendo proprio dall'ABC, cioè lui si congeda quasi dicendo che occorrerebbe iniziare dalla cartografia, ma è quello che manca a molte aree dell'Italia. Io ricordo tempo fa che, per esempio, in Calabria, la Calabria non ha una copertura non ha una copertura adeguata su tutto il territorio di una cartografia militare, per esempio, così anche la Basilicata, parti della Puglia, cioè l'Italia meridionale in pratica, e non c'è una sufficiente cartografia geologica. Io vi parlo proprio della cartografia necessaria per chi poi deve fare dei piani, dei progetti di area vasta. Non parliamo poi della cartografia tematica sugli impianti, sulle reti, sulle distribuzioni. Lì proprio regione che vai, sorprese che trovi. Ecco, sì, vai, concludi Giuseppe, poi ci restano 4 minuti, facciamo un minuto a testa. E niente, quindi occorrerebbe veramente innanzitutto conoscere il proprio territorio, conoscere quello che dicevo prima, che la regione Puglia è una regione che che produce più di quello che consuma, è vero, perché poi questi dati sono stati sviscerati attraverso il piano, la redazione del piano, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda l'eolico, in realtà, come diceva un mio amico ingegnere di Venosa, diceva Giuseppe, guarda che l'eolico in realtà da noi è esattamente, ecco, si esprimeva così, la pisciatella della gallina, una cosa insignificante dal punto di vista energetico, dalle nostre parti, perché in Danimarca magari ha un rendimento maggiore, lo sappiamo perché, ma dalle nostre parti è veramente la definizione di Alberto, la pisciatella della gallina.
Vai Giovanni, mi sembra che a questo punto il tuo intervento ci stia tutto. Guarda, io stavo ancora pensando a quello che è stato detto prima del, sull'eolico. Vero che delle pale eoliche alte 120 metri non passano inosservate, però è anche vero che uno strumento del genere, io sono così innamorato di questo strumento, di sfruttare il vento, che non costa, cioè alla fine non inquina, non danneggia non danneggia l'atmosfera, che farei veramente tanto per poterlo avere. Ma guarda che non è vero che non inquina, è falso. Produce smog? No, però per produrre quegli impianti, per produrre dei tubi che hanno un diametro di 2,50 metri, lunghi 6, 7, 8 metri, che vengono impilati, tu per produrre quell'acciaio produci smog. Non è vero che non inquina. Giusto farti una domanda, allora, in questo caso. Inquini di più costruendo una centrale nucleare o degli impianti eolici? Vabbè, io sul nucleare non discuto proprio. Cioè non, no, però, allora parliamo di un... A noi non ha proprio senso il nucleare. No, beh, non ha senso perché se ci arriva un moto di magnitudo 7, possiamo tutti vedere delle bellissime, dei bellissimi bambini medusa, come sono successe in altre zone, tipo nei pressi di Chernobyl. I famosi bambini medusa, non so se, se vi ricordate. Ce li ho presenti anche perché poi noi abbiamo ospitato i bambini, una bambina di Chernobyl qui tanti anni fa a casa. E il problema è quando si dice che l'eolico non inquina, beh, per produrre l'eolico, un impianto eolico, è stato prodotto dell'inquinamento. Sì. Bisogna vedere in sì, quanti ma una anni... Tantum, sì, una tantum succede. No, ma non è una tantum. Si fanno dei bilanci energetici, ci sono dei modelli che vengono applicati e quindi bisogna valutare il rendimento dell'impianto. In Olanda va benissimo, come dici tu, mi piace, pure a me piace l'eolico, e che è una macchina a fluido, una macchina che... Però il problema è un altro, nel sud per avere lo stesso rendimento che ha l'Olanda non ci siamo, dovremmo inzippare il territorio di pale da qualsiasi parte e quindi avremo un impatto superiore rispetto a quello che si ha nei paesi ad alto rendimento. E adesso non mi ricordo, mi pare che era non nel mare dell'Olanda, però sempre nel mare del nord, io ricordo di aver visto le eoliche sul mare. Sì, ma l'Olanda... Il mare del nord... Sottratto terra al mare, tanto è vero che una parte dei Paesi Bassi è al sotto di sotto il livello del mare. Ma sì. In Olanda, in Spagna, dove c'è un grado di ventosità che ti permette di ammortizzare le energie spese, cioè tu sì. Quando parli di un impianto... Ricordiamoci anche un'altra cosa, noi nelle nostre acque territoriali abbiamo delle zone a forte densità di vento e potremmo sfruttare quelle zone. Adesso io penso sempre a un rapporto di... Chi inquina di più? Inquina di più una centrale elettrica tradizionale, come quelle che abbiamo adesso in Italia, una nucleare o eolica? O ancora meglio, quelle idrauliche? Le centrali elettriche idrauliche pure sono buone. Ragazzi, purtroppo... Allora, mi sentite ragazzi? Ecco, purtroppo vi devo interrompere perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. La frase non casca proprio... a fagiolo. Ecco, io spero che chi ha guardato oppure chi riguarderà questa trasmissione
di Bari, e Gianni Colacione, militante radicale romano, iscritto. Ecco, e l'invito, sicuramente ci saranno altre occasioni per riprendere questi stessi argomenti o nuovi argomenti in Radical Bar, magari affinando, come ha suggerito Giuseppe Simone, la formula con una maggiore interazione. Ciò detto, vi saluto e insieme a voi saluto tutti i web spettatori di TV Radicale, invitandoli a proseguire nella visione e nell'ascolto, perché adesso parte